Buongiorno, sono particolarmente lieto a nome della Dante Alighieri di accogliere questo convegno in collaborazione con SOS Archivi 1966-2016 che cosa ci ha insegnato l'alluvione di Firenze. E permettetemi, salutando voi tutti i partecipanti che siete venuti da Firenze e qui da Roma, però di dire una parola di gratitudine al sottosegretario Antimo Cesaro, non solo per la sua presenza che illustra questo nostro convegno, ma anche perché incontrarlo qui alla Dante oggi è riannodare un'amicizia che è nata in altre funzioni e in altra stagione. Un'amicizia sincera, di collaborazione, direi di grande ingenuità nel fatto che un paese si possa cambiare. Un'ingenuità che stamani, riflettendo a quello che dovevo dire, ritrovavo in quel 1966, di fronte a quella grande catastrofe. Sì, nel nostro paese ci sono grandi momenti di ingenuità e di generosità. 50 anni fa, lo straripamento dell'Arno, le case invase dell'acqua, le biblioteche, le opere d'arte e un intero tessuto di grande valore, un tessuto urbano che viene sconvolto. La domanda che noi oggi ci poniamo, ricordando quel 1966, è che cosa ci ha insegnato, cosa ci hanno insegnato le catastrofi naturali in rapporto ai beni culturali. Vedete, altri paesi europei con grandi patrimoni culturali hanno avuto purtroppo distruzioni dovute alla mano dell'uomo. Penso alla Spagna, le guerre napoleoniche e poi la guerra civile. Penso alla Francia, la rivoluzione francese e poi le guerre. La Germania, intere città, pensiamo a Lipsia, distrutte con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La fortuna dell'Italia è non avere subito queste dolorose vicende belliche o rivoluzionarie. Roma praticamente non è stata bombardata o è stata appena bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e la distruzione di Monte Cassino resta un'eccezione drammatica, ma un'eccezione nella storia italiana. E se ci sono state distruzioni nel tessuto urbanistico, pensiamo alla nostra Roma, agli interventi del fascismo e prima, dopo l'Unità d'Italia, che hanno suscitato una serie di discussioni, le distruzioni sono state dovute alla volontà politica, a interessi economici. Il patrimonio artistico italiano, se è stato colpito, è stato colpito dalle catastrofi. E oggi, con il terremoto, vediamo che questo è il nostro nemico, ma un nemico di cui noi possiamo prendere le misure. E 50 anni di storia ci hanno insegnato molto. Io credo che mettendo in paragone le vicende del recente terremoto, la capacità di intervento, la professionalità dei diversi corpi e istituzioni dello Stato, con quello che successe a Firenze, questo grande bagno non solo d'acqua, ma di generosità e di ingenuità, noi vediamo la strada che si è fatta. A Firenze ci fu un ruolo molto grosso, ne parlerò, dei volontari e dei giovani. Oggi il ruolo dei volontari è molto ristretto, grazie a Dio inquadrato in un'intelaiatura di interventi. Però andando avanti in questa mia introduzione, in questo saluto pensato, io non voglio dimenticare la presenza di SOS Archivi.
Io mi complimento molto con loro e credo che il valore della loro opera sia decisivo, perché questo è un paese che rischia di disperdere la sua memoria. Pensiamo all'Italia delle campagne che si va spopolando, pensiamo a quello che era l'archivio parrocchiale che Gabriele De Rosa studiava nel mezzogiorno, per lui una fonte preziosa, non solo di storia religiosa, ma di storia sociale e anche di storia economica. Bene, il mondo cambia, la vita degli uomini e delle donne si fa più veloce, le residenze si cambiano, le istituzioni si spengono, gli archivi personali si disperdono. E questo è un problema soprattutto non solo per gli archivi più antichi, ma anche per gli archivi del Novecento. Che cosa vuol dire salvare gli archivi? Quel 1966 a Firenze fu un momento di svolta della coscienza nazionale. Riandiamo alla mente all'Italia degli anni 60, un'Italia irrigidita anche nello scontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, un'Italia del 18 aprile 1948, un clima di contrapposizione forte, duro. Bene, c'è una bellissima lettera di Don Milani, il quale dall'alto di Barbiana, che aveva tanti difetti ma non era invasa dalle acque, aveva tante miserie ma non quella delle acque, Don Milani scrive e dice: è cambiato qualcosa a Firenze e sta cambiando qualcosa in Italia. Cioè, vedo le sezioni comuniste e i preti aiutare insieme la gente, i giovani di tutte le estrazioni provare a lavorare insieme. Aggiunge: siamo tornati al tempo della guerra e della resistenza. C'è in questo un'intuizione, i giovani italiani che vengono dalla Toscana e da tutte le regioni ad aiutare, giovani di tutta Europa che spalano il fango, 600.000 tonnellate di fango non sono niente, sono qualcosa che opprime il cuore di Firenze. E la Pira scrive: i giovani hanno capito che Firenze appartiene a loro come il futuro. Sono i cosiddetti angeli del fango, dice Mario Pachi, un attore fiorentino. Giovani di tutte le nazionalità lavorano come volontari e cominciano a prendere il gusto del restauro. Io mi ricordo, io avevo 16 anni, così vi dico anche quanti anni ho, avevo 16 anni all'epoca e ricordo in fondo la domanda, l'invito rivolto ai giovani: c'è bisogno di voi. Addirittura una macchina girava per Firenze con un altoparlante e diceva: studenti, aiutateci a salvare i capolavori di Firenze. Ma pensate, e io mi ricordo di trovarmi tra dei libri antichi che un po' rispettavo perché mio padre me l'aveva insegnato, perché era un collezionista, un conservatore di libri antichi, bene, con una palettina a togliere il fango. E se ora ci ripenso mi vergogno e penso chissà quante cose ho tolto oltre il fango e quante pagine ho strappato. Però c'era bisogno dei giovani. Il 66 come momento alto di protagonismo giovanile. Quel 66, quei giovani buoni, disciplinati, calmi del 66, diventano poi i giovani del 68
che diventano protagonisti di una rivolta politica fallita, ma una rivolta antropologica che ha segnato profondamente, in bene o in male, dipende dalle nostre opinioni, la storia del nostro paese. Ma c'è un'acquisizione che vorrei sottolineare e qui concludo. I giovani, aveva ragione Don Milani, era come la guerra, i giovani scoprirono di avere in comune un grande interesse nazionale, che è la bellezza, che è l'arte, che è il patrimonio storico, artistico, culturale, insomma, che questo faceva l'identità italiana e che Firenze non era dei fiorentini, quei fiorentini che tenacemente restarono attaccati a Firenze, ma Firenze era di tutti. E fu anche, la polemica nei confronti degli interventi dello Stato, una forma di affratellamento con le istituzioni, l'esercito, la polizia, i carabinieri, ci furono 16.000 salvataggi tra il 3 e il 4 novembre fatti dalla polizia, 6.000 fatti dai vigili del fuoco, 3.500 dei carabinieri, 2.600 dalla polizia, 3.100 dall'esercito. L'ultima osservazione che vorrei fare, prima di cedere la parola al sottosegretario ai beni culturali, e credo che però è un tema che a te ti interessa da vicino, nella crisi di Firenze nel 66 ci fu l'intuizione che quello non era solo il patrimonio artistico dei fiorentini, che non era solo il patrimonio artistico degli italiani, ma era un patrimonio mondiale. E vorrei ricordare un'immagine, l'immagine è la visita di Edward Kennedy a Firenze. Ci sono delle fotografie in cui si vede Kennedy che visita la Biblioteca Nazionale accompagnato dal sindaco Bargellini. Bargellini a Firenze era tutto, era la cultura, era la storia. Ebbene, io credo che quella visita mostrò proprio che quel patrimonio non era solo di Firenze. E qui c'è tutta la vicenda dei siti dell'UNESCO. Mi sembra che il centro di Firenze diventa sito patrimonio dell'umanità nel 1982, ma c'è anche l'idea che non conta la sola opera d'arte, ma è il tessuto intero, non conta il singolo monumento, ma è il tessuto intero urbano e urbanistico da preservare. E qui tutta la vicenda della crescita, degli studi e delle tecniche di restauro. Concludo ringraziando voi tutti e dicendo che nel nostro archivio della Dante Alighieri, che con la mia presidenza ha avuto un salto, qui non si fa storia ma si cura l'archivio, e abbiamo trovato un'interessante ricostruzione di tutto l'impegno delle Danti nel mondo, con una raccolta di soldi che, se i miei calcoli sulle lire di allora e l'euro funzionano, fu molto molto cospicua. Cioè, come Firenze, la crisi del 66 toccò la coscienza degli italiani del mondo, perché Firenze in realtà era ed è un patrimonio dell'umanità. Grazie. Parola ora al sottosegretario dei beni culturali Antimo Cesaro. Io sono molto felice di essere qui stamattina. È stata l'occasione per rivedere il professore Riccardi e devo dire che anche il ruolo che attualmente ricopro deve molto a una condivisione di esperienze. E quindi c'è un sentimento di stima e anche di riconoscenza che mi lega al professore Riccardi, ma che mi lega un po' a tutto il mondo che
questa platea qualificata rappresenta. Io al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dialogando con il Ministro Franceschini, ho sottolineato nell'attribuzione delle deleghe proprio l'importanza degli archivi, delle biblioteche, assumendone alcune responsabilità, perché ritengo che sia un patrimonio inestimabile da salvaguardare, valorizzare, proteggere in una forma evolutiva, su cui magari dopo dirò qualcosa. Il tema di oggi è cosa ci ha insegnato l'alluvione di Firenze. È un tema che rimanda alla capacità che si deve avere di far tesoro anche di esperienze traumatiche. Il termine usato dal professore Riccardi, catastrofe, ha una radice greca che ha un valore ambivalente e tutto sommato positivo, catastrofe. Catastrofe è il presupposto della rinascita. E noi in quel 1966, italiani, ma anche tutti i volontari, le cui immagini scorrono alle mie spalle, abbiamo saputo fare non solo di necessità virtù, ma anche cogliere in quel momento traumatico un senso assoluto di solidarietà, un tentativo tenace di far emergere dal fango una bellezza che non poteva essere, diciamo, offuscata dalla catastrofe naturale che era sotto gli occhi di chi è stato protagonista di quei giorni. Qual è il lascito allora di questo evento? Tra i tanti significativi interventi occorsi in quelle drammatiche giornate, mi fa piacere ricordare la solidarietà che strinse i cittadini fiorentini ai carcerati delle Murate. Beh, è un fatto significativo perché è vero che si salvaguardano le carte, le opere d'arte straordinarie, ma tutto questo è sempre funzionale a un capitale umano che deve interagire con la grande bellezza. E quindi salvaguardare un patrimonio, o come oggi ci proponiamo al MIBACT, con tanti sforzi, in un dialogo sempre molto serrato con il responsabile della finanza pubblica che deve mettere a disposizione risorse di questo asset strategico del nostro paese, ecco, la consapevolezza che non viene mai meno è che non si valorizza un patrimonio nella sua oggettualità, ma si valorizza un patrimonio nella speranza, che poi è certezza, che ci sia un capitale umano, soprattutto di giovani, auspicabilmente di giovani, capace di interagire con quel patrimonio e di perpetuarne la bellezza, fruendone. L'altra parola greca, siamo qui nella società Dante Alighieri, ma mi scuserete se faccio un esempio. Se usavi l'inglese, ma il greco classico si può utilizzare. E anche il latino. Allora, un'altra parola che mi fa piacere ricordare è simbolo. Ecco, è un simbolo l'alluvione di Firenze, ma anche nel senso etimologico greco della parola, siumballo, cioè riscoprirci assieme come comunità. Stare assieme. E noi abbiamo bisogno di poter ancora oggi avere dei simboli identitari nei quali riscoprirci tutti, ognuno certo forte delle proprie convinzioni, ma come grande nazione, come un grande paese. Ed è significativo che uno dei capitoli introduttivi di questa bella pubblicazione che mi è stata data e che leggerò con attenzione, Le acque si calmarono, ha proprio come titolo un'operazione morale e culturale emblematica. Emblematica, emblematico, è una possibile traduzione di simbolico, emblematico. La terza e ultima parola, per non essere troppo lungo nel mio intervento introduttivo, che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, è alquanto complessa, ma bellissima nel suo significato più profondo. Enantiodromia, cioè la
capacità che alcuni eventi hanno di disvelare un orizzonte di senso completamente opposto a quello che si rende immediatamente evidente. E allora un'alluvione può, a distanza di 50 anni, per la legge della enantiodromia, rappresentare non un momento traumatico e catastrofico, ma un significativo momento di riscatto e un balzo in avanti del nostro Paese. Un balzo in avanti sotto molti aspetti. Prima il professore Riccardi ne ricordava alcuni. Il senso della solidarietà, prima di tutto, e poi il tema che divenne di stringente attualità, e ancora, ahimè, lo è, della difesa del suolo e di una visione consapevole dello sfruttamento del suolo e del rispetto del nostro ambiente. Il tema della protezione civile, perché fu una nazione che all'improvviso si trovò davanti a un evento che richiedeva sinergie, capacità di organizzazione, solidarietà istituzionale, che poi via via ha preso le forme dell'attuale struttura della protezione civile. E poi il tema della protezione del nostro patrimonio culturale, che già può vantare gloriosi istituti di tutela e di restauro, e che oggi vede una sua ultima espressione nei cosiddetti caschi blu della cultura. Io domani sarò orgogliosamente partecipe ad Abu Dhabi a una conferenza internazionale sulla tutela del nostro patrimonio storico-artistico e potrò essere orgoglioso rappresentante del governo italiano anche rappresentando quanto i nostri carabinieri sono in grado di fare e quanto si propongono di fare anche in contesti di guerra o di catastrofe internazionale, quindi una solidarietà che il nostro Paese porta orgogliosamente nel mondo, forti di una tradizione che forse affonda le sue radici proprio in questo evento traumatico di cui noi oggi vogliamo farci interpreti a distanza di 50 anni. L'ultima considerazione che vorrei fare è che SOS Archivi, la Società Dante Alighieri e tanti altri istituti culturali prestigiosi del nostro Paese hanno da un lato il merito di conservare una memoria storica, ma dall'altra quella di interagire con i nostri giovani. Vedete, il nostro patrimonio culturale è, come ho detto prima, un asset strategico del Paese e lo è non solo in una logica identitaria dell'Italia. Noi siamo un piccolo paese con una grandissima storia, molto spesso raccontata in quegli archivi, grandi archivi e piccoli archivi parrocchiali che, come dire, ci restituiscono la memoria di un'Italia straordinaria, talvolta di provincia o cosiddetta minore, che invece ha in filigrana il racconto della italianità più vera. Però l'altra cosa che volevo dirvi è che il nostro patrimonio è un asset non solo identitario, ma può e deve essere anche un asset di sviluppo economico e produttivo, con ricadute occupazionali per i nostri ragazzi. Cioè noi dobbiamo avere il coraggio di scommettere su questa leva dei beni culturali, perché non possiamo continuare a ritenere che i nostri giovani, che seguono le ragioni del cuore, e quindi magari si iscrivono ai nostri corsi di conservazione dei beni culturali, lettere classiche, filosofia, storia dell'arte, siano destinati, come dire, a professare voti di povertà, castità e obbedienza in funzione delle scelte che hanno maturato nel loro percorso di studi. No, sono dei giovani che hanno seguito le ragioni del cuore, ma che hanno anche scommesso, io credo opportunamente, su quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè la risorsa più grande che il nostro Paese può e deve mettere a frutto in una logica anche di sana economia della cultura. Si smetta dunque di considerare gli archivi, le biblioteche, i musei come gravami che insistono sul bilancio di una regione, di un ente locale o dello Stato
e si guardi in una logica evolutiva a questi straordinari patrimoni che devono rappresentare anche occasioni di sviluppo e di inserimento lavorativo per i nostri ragazzi. È questo un vanto del nostro Paese che noi vogliamo continuare a perpetrare e sostenere anche in quest'ottica. È un equilibrio non semplice, ma chi ha la consapevolezza del significato più autentico dei principi fondanti della nostra Costituzione e cerca di coniugare faticosamente quei principi con una visione evolutiva e dinamica del nostro patrimonio, certamente ha la consapevolezza di questa opportunità e anche la consapevolezza di una grande tradizione a cui non possiamo mai venir meno. Grazie. Io ringrazio molto il sottosegretario Antimo Cesaro per l'apporto che ha dato. Mi permetto solo di notare che quando un uomo di cultura si dedica a un'attività politica, a un'attività di governo, ha una capacità di lettura delle vicende e dei fatti che va al di là della mera attività amministrativa, come lui ci ha mostrato. Particolarmente sono sensibile all'ultima nota che ha fatto nel suo discorso. I giovani, il patrimonio culturale, artistico, investire su questo non è per un giovane fare un voto di povertà o rassegnarsi alla penuria, ma è investire sulle più grandi ricchezze del nostro Paese. E l'evento di Firenze, hai ragione a dire, è un grande evento simbolico nella storia nazionale che noi non abbiamo misurato, perché poi è venuto il 68 e poi il 77 e poi tutto quello che è successo, ma oggi a distanza noi cominciamo a capire come quegli eventi, in un certo senso, è un evento che si contrappone all'8 settembre. Se l'8 settembre fu tutti a casa, il novembre 1966 fu per tanti giovani tutti a Firenze. E questo è molto significativo, perché convergere in un luogo unico, convergere su una catastrofe naturale, convergere in un luogo per difendere la cultura. Quindi oggi noi sappiamo misurare il valore di quell'evento. Per cui ancora di più siamo lieti di questo convegno. Concludiamo questa nostra parte. Io vorrei chiedere al sottosegretario se potesse consegnare lui stesso la medaglia della Dante alla memoria di Emanuele Casamassima. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Noi oggi daremo lettura ad alcune corrispondenze di Emanuele Casamassima, all'epoca direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze, intercorse con Francesco Barberi, ispettore per i beni librari e del patrimonio bibliotecario dell'epoca. Sono messaggi dolorosi, drammatici, ma anche molto interessanti, che ricostruiscono questa storia. Ritira per Alessandra Casamassima, oggi impossibilitata ad essere, la dottoressa Letizia Sebastiani, direttrice dell'Istituto del Restauro per il Patrimonio Librario. Bene, ringraziando il professor Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, e del sottosegretario Antimo Cesaro per le parole inaugurali per questo convegno così importante, si procede a un cambio di tavolo e chiamo qui alla prima sessione dei lavori il dottor Luca Bellingeri, che salutiamo ovviamente, il direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze, che prego di prendere posto. La dottoressa Carla Zarrilli, direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze. La dottoressa Gloria Manghetti, direttrice del Gabinetto Vissier, sempre di Firenze. Sara Cividalli, consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E direi anche la dottoressa Letizia Sebastiani, che terrà la sessione di tavolo, condurrà organizzato questa giornata
importantissima nel ricordo appunto di questo evento tragico che è l'alluvione di Firenze e nella proiezione di che cosa oggi è cambiato rispetto appunto a quelle che furono le grandi alluvioni, i grandi disastri. Oggi è tanto cambiato, come si diceva prima, e di questo si parlerà perché sono nate altre sensazioni, altre condizioni. Si parlava dei caschi blu che l'Italia oggi, di cui dispone l'Italia, questo grandissimo proprio sinergia che è stata creata fra il nucleo dei carabinieri, il nucleo tutela patrimonio dei carabinieri, i tre istituti centrali di restauro. È stato un percorso di formazione che abbiamo fatto insieme, che ci vede oggi operare nei territori in completa e grandissima collaborazione. Le squadre appunto dei tecnici del Ministero sono sempre legate e accompagnate dai carabinieri del nucleo, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, e questo ci sta permettendo, dai volontari che ci sono anche loro vicino a noi, e questo sta permettendo tutto sommato in pochissimi tempi molto molto ristretti di recuperare, mettere in salvo in depositi appositi tutto quello che è rimasto, tutto quello che è stato salvato dal terremoto. In gran quantità archivi, e di questo sono come istituto del restauro veramente felice, perché al di là di tutto l'arte è internazionale, le biblioteche sono internazionali, l'archivio ci racconta la storia di un territorio che forse non c'è più, Amatrice non c'è più, Accumuli non c'è più, ma i loro archivi ci racconteranno comunque la storia di questi territori, ci permetteranno di riportare in vita questi territori. Quindi noi siamo molto contenti di questo percorso, moltissimo è stato fatto, moltissimo si fa, noi oggi siamo qui, i miei colleghi sono appunto a recuperare opere di archivi e di biblioteche, sicuramente ci vorranno 15-20 anni per fare i restauri, ma questo è normale perché non si può fare più in fretta, considerando la quantità enorme di materiale che viene messo in salvo. L'importante è questo, il recupero e la messa in salvo. Torniamo all'alluvione di Firenze. Luca Bellingeri, il direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con un bellissimo, assolutamente, e come dire, un intervento a me molto caro, perché mi ricorda il periodo della direzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e le atmosfere di Firenze, e nulla fu più come prima la Biblioteca Nazionale di Firenze e l'alluvione del 66. Ecco. Grazie. Ho già avuto modo di dire in occasione di un altro evento calamitoso, il sisma del 2012, quello che colpì l'Emilia, io allora ero direttore della biblioteca estense e la biblioteca, anche se non portò danni seri alle sue collezioni, rimase però inagibile per 2 anni e mezzo perché il palazzo in cui aveva sede fu lesionato dalla seconda scossa di terremoto. Dicevo, avevo avuto occasione già in quel momento di dire come anche per le grandi istituzioni, soprattutto quelle che hanno una storia plurisecolare, la loro vita sia in qualche modo, come avviene per ciascuno di noi, contrassegnata da momenti felici, momenti meno lieti, da lutti e nascite, da momenti gioiosi e momenti di lacrime. Certamente quella del 4 novembre del 66 fu per la Biblioteca Nazionale di Firenze uno dei momenti più difficili e più duri, e anche di quelli che maggiormente ne hanno segnato il corpo, in qualche modo. Per questo ho scelto come titolo di questo intervento "E nulla fu più come prima". L'alluvione, come sappiamo, avviene nella mattinata, nell'alba del 4 novembre. In realtà la biblioteca, per la posizione in cui si trova, a pochissimi metri dagli argini del fiume, inizia a subirne le conseguenze già nelle primissime ore o nelle ultime ore della notte, verso le 4, 4 e mezzo,
i seminterrati della biblioteca iniziano ad allagarsi, quindi prima ancora che ci fosse l'onda di piena dell'Arno. Purtroppo la biblioteca appunto aveva una collocazione col senno di poi poco felice, così vicina a un fiume che nei secoli aveva già portato continuamente danni e devastazioni alla città di Firenze, ma purtroppo anche per queste scelte si risente dell'onda del momento. La biblioteca viene, l'avvio della progettazione della nuova sede della biblioteca per il suo trasferimento dal centro, dagli Uffizi, a una sede che consenta di ospitarne le collezioni, l'avvio di questa progettazione avviene nel 1906 e quindi pochissimi mesi dopo l'incendio di Torino, che Letizia ben conosce, che aveva provocato gravi disastri anche alla Biblioteca Nazionale di Torino. E quindi la scelta di posizionare la biblioteca nella prossimità del fiume, dove l'acqua abbondava, voleva essere un modo per scongiurare eventuali rischi legati al fuoco, non appunto calcolando quelli che invece avrebbe provocato l'acqua. La seconda motivazione per cui l'alluvione fu così devastante, vedete, le immagini che stanno scorrendo sono tutte legate agli interni della biblioteca nelle ore e nei giorni successivi, fu che i seminterrati, che originariamente avrebbero dovuto essere dedicati a ospitare locali tecnici sostanzialmente, in realtà da subito, nel momento in cui la biblioteca fu occupata e avvenne il trasloco delle collezioni, ci si rese conto che nella progettazione della biblioteca non si era tenuto conto dei cosiddetti grandi formati, cioè di tutto ciò che esulava dai formati standard, per cui le scaffalature che erano state predisposte ad hoc per la nuova sede non potevano contenere né i grandi formati dei volumi né i giornali quotidiani, ragione per cui furono rapidamente acquistate delle nuove scaffalature da Fava, che era il direttore del trasloco, e gli unici spazi disponibili erano quelli del seminterrato, dove furono per l'appunto allocati i giornali, la raccolta dei quotidiani, che è la maggior raccolta esistente in Italia di quotidiani, e appunto i cosiddetti formati, i grandi formati, formati atlantici, anche dei fondi antichi Magliavecchiano e Palatino. Quindi quando il 4 novembre alle 6:30 circa la spalletta di fronte alla biblioteca cede e l'Arno dilaga, il frutto di tutto ciò sarà che dei circa 4 milioni, poco meno, di volumi che la biblioteca all'epoca possedeva, 1 milione e 200 mila risulterà danneggiato dalle acque, che poi per comodità diciamo acque, ma tutto erano meno che acque, nel senso che erano fango, ma erano nafta, era cherosene, erano, ahimè, rifiuti, erano, le fogne saltano, quindi tutto quello che si può immaginare. 1.200.000 di pezzi danneggiati, di cui circa 300.000 volumi monografici, 400.000 giornali, per un totale di circa 20.000 testate, 10.000 riviste, 60.000 volumi di riviste, 400.000 miscellane, 40.000 volumi di tesi, l'intero fondo dei manifesti e fra i 300.000 volumi circa 95.000 volumi antichi, appunto quelli che in gran parte erano alloggiati nel seminterrato. Dei numeri impressionanti. Vedete gli effetti devastanti dell'ondata di piena, che non solo bagna ma distrugge, perché a tutto questo bisogna aggiungere poi i danni a quello che non è il patrimonio librario, l'intera suppellettile del piano terra della biblioteca, dove si trovavano sostanzialmente la gran parte degli uffici, quindi scrivanie, armadi, macchine da scrivere, i cataloghi che dalla violenza dell'acqua vengono rovesciati e cadono faccia sotto nella melma, in parte con la dispersione delle schede, in parte le schede rimangono alloggiate al loro posto, ma incrostate anch'esse in maniera quasi irrecuperabile di fango. Si è calcolato che siano state circa 10 milioni le schede colpite dall'alluvione. Questo per dare
quadro della situazione che il 5 novembre, quando finalmente si riesce a rientrare, ecco, vedete quello che era, alcuni corridoi dei magazzini. Faccio notare ad esempio la violenza dell'acqua che aveva portato, vedete che sopra i tubi che corrono al soffitto ci sono dei fogli di carta che sono stati strappati dai volumi che si trovava, ecco, qui c'è un primo piano, quelli sono fogli di giornale che sono finiti sopra alle tubature del riscaldamento e dell'aria. Allora, questo è quello che successe. Il tema della giornata però è che cosa in qualche modo ci ha insegnato l'alluvione, perché come tutte le disgrazie, anche dalle disgrazie può nascere un percorso virtuoso. Alcuni aspetti sono stati già ricordati, perché sono aspetti di carattere generale. Sicuramente l'alluvione di Firenze è un momento di svolta per quello che riguarda la partecipazione dal basso in caso di calamità naturale. Una partecipazione assolutamente spontanea, una partecipazione in gran parte composta da giovani, ma non solo, anche da persone più mature, una partecipazione che è stimolata dalla enormità di quanto era accaduto e di quanto era accaduto in una città conosciuta nel mondo, come Firenze, che suscitò per l'appunto partecipazione in tutti i sensi, in tutti gli angoli del mondo, anche grazie alla campagna che fu poi condotta, al famosissimo documentario di Zeffirelli con Richard Burton, che portò finanziamenti dall'America e così via, ma che in ogni caso il legame col nome di Firenze aveva fatto sì che diventasse immediatamente un fenomeno mondiale in qualche modo. Quello che personalmente mi ha sempre colpito, e di più da quando mi trovo a operare a Firenze, è come se sicuramente ciò che ha creato partecipazione nel mondo è l'idea che potessero essere danneggiate capolavori come il Battistero, come Ponte Vecchio, come gli Uffizi, eccetera. Quello che mi ha sempre colpito è che però centinaia, se non migliaia di persone abbiano scelto di trascorrere giorni o settimane all'interno di quei putridi, come abbiamo visto, corridoi e seminterrati che erano diventati quelli della Nazionale, con la in qualche modo consapevolezza, e mi riallaccio a quello che diceva poco fa Letizia Sebastiani, che colpendo la biblioteca si colpiva la memoria del paese e che, anche se dal punto di vista artistico era meno dolorosa e sanguinante del Cristo di Cimabue, che a pochi metri era rimasto per 12 ore immerso nella melma, ma dal punto di vista delle conseguenze, degli effetti, la devastazione della Biblioteca Nazionale, che era in quanto tale ed è archivio del libro e quindi della memoria del nostro paese, avrebbe comportato una perdita ancor più nel lungo periodo ancor più dolorosa. Del resto, non a caso, quando si è voluta colpire la memoria e le radici di un paese, si è partiti anche dalle biblioteche, basta pensare a Sarajevo e a quello che avvenne in quella biblioteca circa 20 anni fa. Quindi una partecipazione diffusa, spontanea e immediata da parte di molti, e questa è la prima volta che avviene nella nostra storia. Si dice che in qualche misura l'alluvione di Firenze, insieme al terremoto del Belice che avrà luogo 2 anni dopo, siano anche alla base della nascita della Protezione Civile, che come prima idea nasce nel 1970, quindi non molti anni dopo. Certamente quella fu un'occasione in cui si manifestò con chiarezza l'insufficienza della quella che oggi si chiama la macchina dei soccorsi, comunque dell'intervento pubblico a tutela. Si manifestò l'assoluta mancanza di prevenzione, perché l'alluvione, che pure era prevedibile, perché io ero più piccolo del Presidente Riccardi quando c'è stata l'alluvione, però c'ero e ricordo, la mia famiglia è toscana di origine e quindi noi passavamo quei giorni, perché era allora quello che si chiamava il ponte dei morti, per cui lo passavamo in Toscana, e ricordo che dal 31 novembre in poi era piovuto ininterrottamente da ormai 3-4 giorni, con intensità. Quindi una situazione che in qualche misura si poteva
non dico non scongiurare, ma prevedere. Quindi assoluta mancanza di previsione, assoluta ritardo nell'avvio dei soccorsi, sottodimensionamento almeno all'inizio di quello che era avvenuto, quindi una serie di difficoltà indubbie che porteranno appunto a pensare di creare una struttura ad hoc che possa intervenire in modo più tempestivo e più mirato in caso di calamità naturali. Tutto questo ovviamente a livello generale, venendo invece più specificamente a quello che riguarda i beni culturali, in particolare i beni librari, quelli posseduti e conservati dalla biblioteca, anche in questo senso l'alluvione sicuramente ha fatto la differenza, ha segnato una cesura fra il prima e il dopo. Ha segnato la cesura, ad esempio, per quanto riguarda le tecniche del restauro. Ricordiamoci che nelle primissime fasi degli interventi di recupero del materiale danneggiato, la primissima operazione che fu fatta fu quella di spargere la segatura, e qui appunto il collega Sebastiani è più esperto di me in questo, ma con, come dire, danni indotti forse superiori a quelli provocati dal fango. Il talco, altra soluzione che fu adottata per cercare di tamponare in qualche modo. Tutte soluzioni che nascevano dal fatto che in realtà, questa era la verità, non c'erano precedenti a cui rifarsi, non c'erano situazioni così drammatiche, non c'era un restauro come lo intendiamo oggi. C'erano una serie di bravi artigiani che operavano essenzialmente nel campo della legatura o del piccolo, di quello che si chiama il piccolo restauro, ma che erano assolutamente impreparati dal punto di vista scientifica ad affrontare un dramma di queste dimensioni, di questa portata. Ma questo non vale solo per il settore dei beni librari, lo stesso è valso anche per il settore dei beni artistici. In quell'occasione, cioè a seguito di questa occasione, si sperimenteranno nuove tecniche che poi si riveleranno vincenti e che non erano mai state fino a quel momento provate. Tecniche che al momento spesso nascono in maniera più o meno estemporanea e casuale. La soluzione di portare il materiale nelle fornaci e quindi ai tabacchifici eccetera eccetera nasce dal suggerimento di un tintore che per asciugare le stoffe usava quel metodo e lancia l'idea di usare lo stesso metodo anche per i libri, ma era tutto da verificare e poco fa parlavamo col professor Dolini, sì, verificarono anche casi in cui la fornace rischiò anche in questo caso di essere peggio del danno a cui era stato assoggettato, in questo caso carte d'archivio, ma comunque documenti alluvionati. Quindi non c'è dubbio che l'esperienza del 66 comporterà una maggior consapevolezza e quindi anche una riflessione sul piano scientifico sulle tecniche del restauro. Tant'è vero che appunto nel celebrare 50 anni, nel ricordare 50 anni dell'alluvione, come Biblioteca Nazionale abbiamo organizzato un ciclo di incontri e conferenze intitolati Il restauro che non c'era, perché tutto questo avverrà a partire da questo momento. Questa consapevolezza, questa convinzione di dovere poter fare qualcosa anche una volta che sia avvenuto il danno, porterà, altra conseguenza del 66, alla consapevolezza del fatto che i grandi istituti, almeno alcuni grandi istituti di conservazione, debbano essere in grado di far fronte a queste emergenze in molti modi. Uno, per rimanere nel tema che ho appena affrontato, è che ad esempio sia la Biblioteca Nazionale di Firenze sia la Biblioteca Nazionale di Roma, dopo quell'avvenimento, si doteranno di propri laboratori di restauro interni, con esiti e conseguenze diverse, ma che hanno fatto, ad esempio, del laboratorio di restauro di Firenze un'eccellenza nel campo della prevenzione e degli interventi per i danni d'acqua, tant'è vero che di questo siamo molto fieri. Ancora oggi i tecnici del laboratorio vengono consultati e chiamati. L'episodio recente risale a poche settimane fa, quando c'è stata una perdita d'acqua consistente nei depositi della Biblioteca Apostolica Vaticana, biblioteca nota nel mondo, e prima di intervenire la Biblioteca Vaticana ha chiesto
ai miei collaboratori un sopralluogo per avere un consulto su come, in che modo intervenire. Quindi la creazione di laboratori di restauro interni che possono consentire un intervento, ma che possono anche dare una consapevolezza nell'affrontare questo tipo di temi. Per quanto riguarda poi la situazione specifica della Nazionale di Firenze, rimaneva il problema della collocazione fisica, che è quella, rimaneva il problema e rimane della necessità di utilizzare quei locali del seminterrato che purtroppo non sono affatto idonei a conservare materiale in una collocazione del genere, ma che sono ormai del tutto indispensabili vista la carenza di spazi che affligge la biblioteca ormai da molti decenni, e quindi si è cercato di agire non solo sul, appunto, l'eventuale intervento riparatorio successivo, ma su una politica di prevenzione. Prevenzione che in questi casi è sempre, come dire, parziale. Non si riuscirà mai a scongiurare del tutto i danni che possono derivare da un evento, se mai si dovesse ripetere un evento di questa portata, o meglio, l'unico modo per scongiurarlo è evitarlo, e quindi, come tutti i fiorentini sanno, tutta la questione del controllo del bacino dell'Arno e quindi del evitare che si arrivi all'esondazione, cosa che forse riusciremo a vedere nei prossimi anni, decenni, insomma, dopo 50 anni non si è fatto molto, ecco, da questo punto di vista. E quindi, non essendosi fatto molto da questo punto di vista, bisogna dare per scontato che possa ripetersi un fenomeno come quello del 66. Quel fenomeno fu un fenomeno particolarmente violento, si sommarono due piene, il che comportò una serie di rischi aggiuntivi, cioè di rischi, di danni aggiuntivi, perché a differenza di quello che avviene normalmente, quando c'è un picco e poi immediatamente dopo inizia a discendere il livello dell'acqua, in quel caso, essendoci due piene successive, per 12 ore l'acqua rimase ai livelli raggiunti dall'esondazione, che nel caso della Biblioteca Nazionale erano 4 metri e qualcosa dal livello del suolo, quindi un intero piano. E per 12 ore, il che significa il danno ovviamente aumenta proporzionalmente. Quindi, non potendo contare sul il fatto che si eviti di ripetersi di fenomeni come questo, la Biblioteca ha cercato di dotarsi di sistemi di prevenzione passiva e attiva. E concludo, che non voglio portare via altro tempo, sistemi di riproduzione passiva consistenti nel fatto che la quasi totalità delle collezioni che sono conservate nei famosi seminterrati oggi sono conservate sotto vuoto, il che consente di garantire una protezione, diciamo, almeno per l'immediato a queste collezioni, evitando che si bagnino ed evitando anche che si possano poi creare microorganismi, muffe e quant'altro. E questo dovrebbe consentire, almeno fino al salvataggio, all'intervento di recupero, che il materiale si preservi. L'altra cosa che è stata predisposta ormai da molti anni, e prima ancora che poi diventasse, come dire, un obiettivo generale della città, attraverso una serie di intese, di accordi che coinvolgono tutti gli istituti culturali di Firenze, la prefettura, la protezione civile e così via. Prima ancora di quella, la biblioteca si era comunque dotata di un proprio piano di emergenza in caso di alluvione, perché tra i tanti eventi calamitosi, se vogliamo vedere un lato positivo o il bicchiere mezzo pieno, l'alluvione ha un pregio, che è l'unico evento che è prevedibile, a differenza di qualunque altro che invece colpisce senza preavviso. È prevedibile e, grazie appunto alle attuali situazioni di controllo del flusso dell'Arno, è prevedibile con un lasso di tempo non enorme ma sufficiente per darci circa 12 ore di tempo per intervenire prima che diventi pericoloso poi per le persone, quindi che si debba abbandonare comunque i luoghi. 12 ore di tempo sembrano tante, non lo sono quando si ha a che fare con un patrimonio di centinaia di migliaia di volumi, perché tanti sono quelli a rischio, però sono sufficienti per un intervento almeno parziale. Quindi il piano di emergenza sostanzialmente ha previsto un'individuazione di priorità, e quindi quali sono le parti o le collezioni maggiormente a rischio o maggiormente preziose, che quindi prima di altre devono essere portate in salvo,
la costituzione di squadre che sanno esattamente ciascuno quale ruolo deve svolgere per raccogliere questo materiale dai locali a rischio e portarlo alla biblioteca. Fortunatamente si sviluppa in altezza, quindi portarla ai piani superiori dove ovviamente il rischio di esondazione non c'è. È chiaro, non è la soluzione al problema, è un palliativo che però nella malaugurata ipotesi dovessero ripetersi situazioni come quelle di 50 anni fa potrebbero consentire sicuramente di avere dei danni ben inferiori a quelli di allora. Grazie. Appunto, prima si diceva di questa mobilitazione spontanea, in prevalenza giovanile, che fu una delle grandi manifestazioni giovanili di quel periodo, con questo nome evocativo, Gli Angeli del Fango, che viene da un giornalista, da Giovanni Grazzini, che appunto per la prima volta li denominò Angeli del Fango e con una sicuramente capacità tale dal punto di vista della comunicazione che per tutti oggi sono gli Angeli del Fango. Appunto parlavamo di questa, all'inizio Luca parlava di questa scelta di Savoia, perché di fatto re in quel momento d'Italia, di costruire la biblioteca dove c'era l'acqua. Perché? Perché i Savoia erano spaventati dal fuoco, insomma tutto sommato a Torino avevano costruito 3 volte le biblioteche, li si erano incendiate sempre, quindi voi capite che così un attimino di paura ce l'avevano. Del resto Torino è, come si sa, c'ha la porta del diavolo, c'ha tutta questa realtà con il fuoco, pensavano che trovata l'acqua avrebbero risolto i loro problemi. Non gli è andata bene e devo dire che insomma grandi collezionisti di tesoro, poco studiosi, ma grandi collezionisti di tesoro, insomma con le biblioteche non ebbero nessuna fortuna nella loro vita. La biblioteca di Torino è rimasta sempre l'emblema di che cosa può fare il fuoco. Tra l'altro unico vantaggio che ispirò una legge che è quella che oggi è la legge per evitare appunto gli incendi nelle biblioteche, che non è da poco, insomma, però perse più di 30.000 volumi moderni e praticamente 2/3 di tutto il patrimonio manoscritto e di edizioni rare, quindi una catastrofe. Però insomma diciamo che di questo patrimonio nel 2000 si mise in piedi dal 1998 al 2000 soprattutto si mise in piedi un grandissimo progetto di recupero e, come diceva Luca, a volte dalle calamità nascono dei momenti di restauro, perché grazie a... io ho lavorato in quell'epoca, ero a Torino, ho lavorato con l'ingegneria nucleare, l'Istituto di Ingegneria Nucleare del Politecnico di Milano, che mise a disposizione tutti i laboratori scientifici. Perché? Perché loro partivano dai problemi delle ustioni sulla pelle umana. La pergamena non è pelle umana, ma è vicina perché è essere vivente, e si mise appunto questo grandissimo progetto che ha portato al restauro del 95% di questo materiale, che si considerava del tutto perso e che invece racconta ancora una storia, bruciacchiata, con qualche perdita, ma la storia comunque la racconta. E direi che appunto anche soltanto una volta Torino ce l'ha avuta con l'acqua in tutte le sue storie, però l'acqua del Piemonte andò a toccare Cesare Pavese, cioè i grandi autografi di Cesare Pavese, e fu il momento in cui l'Istituto di Patologia, io dico sempre patologia, scusate, ma dire Istituto Centrale del Restauro e della Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, e poi alla fine patologia si capisce che cos'è, e inventò il fatto del congelamento, cioè fu per la prima volta inventato questo grande sistema che oggi tutti usano, congelare per preservare, per permettere ai restauratori di intervenire con i loro tempi senza distruggere nulla. E allora si gridò anche allora all'intervento dei volontari, ma soprattutto di chi aiutò, nella persona dei gelati San Montana, perché San Montana diedero l'accesso a tutti i loro grandissimi congelatori, perché allora non c'erano i congelatori, quindi non si sapeva come fare. Oggi siamo un tantino avanti perché queste cose si stanno realizzando. Bene, do adesso la parola all'amica Carla Zarrilli, direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze,
che ci parlerà dell'Arno in archivio. Io sono molto contenta perché con Carla abbiamo condiviso un percorso lungo, sì, sicuramente, però un percorso per me molto bello e credo per tutti quelli che amano gli archivi e la storia del paese, cioè fare il progetto di recupero di tutti gli archivi che sono stati distrutti dalla furia dell'Arno. E questo è stato un bellissimo lavoro e quindi noi ci auguriamo che insomma alla fine questa cosa possa andare in porto e di avere questo grande patrimonio. Sì. Ringrazio la collega Maria Letizia Sebastiani e ringrazio la società Dandi Alighieri e l'associazione SOS Archivi che mi hanno invitato a raccontare la vicenda dell'Archivio di Stato di Firenze colpita appunto dalla grande alluvione del 66. L'Archivio di Stato, infatti, dalla sua fondazione nel 1852 aveva sede nel Palazzo degli Uffizi, quindi molto vicino al fiume. Ne occupava i pian terreni sotto i due loggiati, i mezzanini ed il primo piano. Nella notte del 4 novembre 66, acque limacciose miste a nafta invasero ben 40 sale del pian terreno, sommergendo i primi palchetti dal basso sino ad una... Vediamo se lo so fare, ne dubito. Vediamo. C'è una freccetta? No, ho fatto, perfetto, più semplice, con la freccetta sono più brava. Allora, quindi le acque arrivarono fino all'altezza di 2 metri e le unità archivistiche contenute in 7,5 chilometri di scalfalatura furono colpite. Quindi il danno, che poi è stato quantificato in seguito, parla di circa 70.000 unità archivistiche risalenti fino al XIII secolo che furono danneggiate in vario modo. E considerando che allora l'Archivio di Stato di Firenze possedeva 60 km di una documentazione che occupava 60 km di scaffalatura, oggi siamo a 80, si può dire che quindi più del 10% del materiale conservato era stato colpito. Quindi si trattava di un danno veramente immane e quindi e ci fu una grande mobilitazione naturalmente che venne non solo dal personale dell'Archivio di Stato di Firenze e da tutti gli altri archivi di Stato italiani, ma soprattutto furono i famosi giovani, i famosi angeli del fango che organizzarono queste catene umane per portare fuori il materiale dal fango. Il materiale quindi fu spostato all'esterno, posto appunto nel loggiato degli Uffizi, tratto appunto dall'acqua e dal fango. E immediatamente poi si cominciò al primo piano si cominciò a interfogliare immediatamente il materiale. Questo infatti è un insegnamento fondamentale, quello di mettere subito della carta asciutta in modo da evitare che le pagine si compattino e poi l'unità archivistica diventi illeggibile. Però a questo punto si pose immediatamente il problema di come essiccare tutto questo materiale e era un problema che si poneva per la prima volta, in quanto mai appunto si era verificato di avere una quantità così spaventosa di materiale e in condizioni così gravi. Quindi si cercarono varie soluzioni, come diceva appunto anche prima il collega Bellingeri, e alla fine la soluzione fu trovata nell'essiccatoio di tabacco di San Giustino Umbro. Quindi dal San Giustino Umbro, sì. Sì, la maggior parte fu portata appunto a San Giustino, poi in vari posti, diciamo, la maggior parte appunto come quantità andò a San Giustino, ma fu poi un pochino sparso. Comunque l'idea era quella appunto degli essiccatoi del tabacco. E quindi furono dal dicembre del 66 al giugno del 68 si continuò appunto a lavorare in questi essiccatoi con le operaie che erano appunto abituate a trattare queste foglie di tabacco molto delicate, controllate naturalmente dai funzionari dell'Archivio di Stato di Firenze, ma anche da altri archivi di Stato, funzionari di altri archivi di Stato che
prestavano la loro opera. Quindi furono circa 38.000 le unità archivistiche che furono trattate in questi essiccatoi con degli impianti che in parte erano italiani, in parte erano americani, in quanto appunto l'alluvione di Firenze, come è stato raccontato appunto da tutti, stimolò questo grandissimo interesse da parte di giovani, di persone di tutte le parti del mondo, e soprattutto appunto fondamentale fu la figura del senatore Ted Kennedy, che fu un po' l'ambasciatore, diciamo, la figura centrale di questi aiuti che furono portati dagli statunitensi all'Italia, soprattutto poi con la creazione del CRIA, Committee to Rescue Italian Art, che stipendiò anche dei giovani che poi si occuparono di questo materiale una volta tornato in archivio, in quanto il grande problema era non soltanto appunto che questo materiale era bagnato eccetera, ma la forza delle acque avevano scompaginato le unità archivistiche, quindi bisognava riconoscere, si erano perse le segnature, quindi bisognava fare un lavoro di riconoscimento, di capire cosa fosse un pezzo, e questo lavoro fu fatto essenzialmente appunto da questi giovani che furono pagati dal giovani americani, ma anche gli altri che furono pagati, quindi stipendiati dal CRIA, e lavorarono fino al 71 in questa operazione di riconoscimento. Però a questo punto il materiale, una volta che veniva riportato, non poteva essere riportato ovviamente in ambienti umidi, di qui la creazione di questi impianti ad aria calda per l'asciugatura, proprio per rendere permettere il materiale di tornare in un ambiente sano. Una volta che il materiale era tornato, quindi cominciò a porsi il problema del restauro, e questo, come è stato sottolineato da tutti, forse è il frutto, se va bene, dal male può nascere il bene, quindi il grande passo avanti che è stato fatto appunto dal restauro, dalle tecniche del restauro, grazie all'alluvione di Firenze. Infatti fino all'alluvione, appunto, in archivio di Stato di Firenze non esisteva semplicemente un laboratorio di restauro, non si facevano dei piccoli lavori, ma non esisteva un laboratorio vero e proprio. A questo punto se ne sentì invece l'urgente necessità, e quindi fu istituito un primo laboratorio nei locali stessi degli Uffizi, però si facevano piccole cose in quanto mancavano anche gli strumenti eccetera. Però nel luglio del 68 si sentì appunto la necessità di qualcosa di più importante, e quindi fu trovata una sede molto più spaziosa nel Salone Maglia Becchiano, che era appunto un grande salone che era sotto il cosiddetto Salone Palatino, e in questo grande salone, che apparteneva al Comune, fu ceduto dal Comune al Demanio, quindi si procedette a dei grandi lavori prima di tutto di ristrutturazione, e quindi si creò questo moderno laboratorio che era in cui si riuscì a mantenere la struttura, a volte la struttura appunto seicentesca, con uno spazio ben organizzato in cui si eseguivano appunto tutte le operazioni si diventava sempre più padroni, diciamo, di nuove tecnologie, quindi operazioni preliminari, la numerazione della carta, la scucitura, la pulizia a secco, insomma tutto quello che riguarda un'unità archivistica fino alla legatura. Naturalmente un percorso particolare era riservato alle pergamene, che quelle potevano ricevere i danni maggiori, e quindi in cui spesso i fogli erano saldati fra di loro. E una cosa fortunata, diciamo, che era, qui abbiamo appunto altre immagini, in tutto questo danno, fortunatamente il danno sarebbe stato più grave se gli inchiostri si fossero sciolti, però fortunatamente gli inchiostri antichi metallo gallici in uso nei secoli passati sono molto più resistenti di quelli che usiamo oggi, per cui soltanto in alcuni casi si sciolsero, altrimenti appunto le pagine rimasero leggibili una volta restaurate. E il più
grave appunto il danno che era stato invece causato alle pergamene, in quanto l'acqua aveva provocare alla gelatinizzazione del collagene, quindi provocando l'incollaggio dei fogli fra di loro e trasformando alcuni registri in blocchi compatti e informi. Oltre a ciò, lo scioglimento delle fibre e la loro trasformazione in un insieme colloidale determinò in alcuni casi la trasparenza più o meno accentuata del supporto, rendendo quindi difficile la lettura dei testi scritti. Quindi in alcuni casi appunto il danno sui volumi pergamenacei fu veramente, veramente forte. I materiali furono inviati poi anche in laboratori all'estero, e in cui si sperimentarono anche lì delle tecniche, però alcune volte al momento in cui questo materiale tornò a Firenze queste tecniche con cui erano state restaurate furono ritenute superate, per cui si dovette intervenire di nuovo su questo materiale che tornava dall'estero. Tornando agli effetti positivi, se così si può parlare, dell'alluvione, certamente fra questi c'è stata la costruzione del nuovo archivio di Stato, della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze, in quanto già prima dell'alluvione la sede degli Uffizi, benché naturalmente prestigiosissima, benché appunto la sede in cui l'archivio era nato col Granduca Leopoldo II, si era rivelata insufficiente per contenere appunto questa massa di archivi che per la loro natura deve continuare ad aumentare. Però naturalmente l'alluvione diede, diciamo, la spinta fondamentale, e quindi si arrivò alla costruzione della nuova sede dell'archivio nel 1989, processo lungo naturalmente, ma nel 1989 la nuova sede fu organizzata. In questa nuova sede naturalmente era previsto un laboratorio di restauro molto grande, molto ben organizzato, in cui si continuò naturalmente a lavorare sul materiale alluvionato, ma non solo, in quanto ovviamente era tanto il materiale che per una serie di ragioni era bisognoso di restauro. E gli interventi sul materiale alluvionato sono continuati nel corso degli anni grazie a finanziamenti con leggi speciali, con l'8 per 1000 e con i restauratori interni. Purtroppo, e quindi qui con alcune immagini appunto di unità archivistiche che possono essere danneggiate in maniera profonda, oppure invece un'unità archivistica che è stata restaurata, anche se oggi appunto si tende a tecniche sempre meno invasive, diciamo più rispettose dell'originale dell'unità archivistica. Quindi qui sono altre, qui si tratta, fra i fondi più colpiti ci furono i fondi catastali, e quindi qui appunto vediamo le varie tipologie di materiale catastale colpito dall'alluvione. In questo caso si vede che, a differenza di quello che vi dicevo degli inchiostri che avevano retto bene, qui si tratta di inchiostri ottocenteschi, questo appunto è il catasto del 1832, in cui vediamo invece che gli inchiostri purtroppo non, in parte si sono sciolti, appunto non hanno retto. Comunque si è continuato appunto a lavorare nel nostro laboratorio sia attraverso restauratori interni che attraverso ditte esterne che venivano scelte con gare d'appalto, a cui veniva imposto di lavorare nel nostro laboratorio. Purtroppo però, e questa ho voluto mettere proprio questa immagine, col passare degli anni il nostro laboratorio si è desertificato, nel senso che al momento in cui si fece il trasferimento dagli Uffizi a Piazza Beccaria c'erano ben 14 restauratori in servizio, a cui appunto poi si univano i restauratori delle ditte private. Oggi noi abbiamo una sola operatrice del restauro. Fortunatamente abbiamo ancora un restauratore anziano, esperto, che come volontario continua a collaborare. Abbiamo degli stagisti, perché evidentemente ancora il laboratorio dell'Archivio di Stato di Firenze viene ritenuto un luogo di eccellenza. Ultimamente abbiamo fatto una convenzione con la Scuola di Restauro di Palazzo Spinelli, quindi
cerchiamo di mantenere questa attività, però riallacciandomi anche a quello che diceva il sottosegretario, la cosa più auspicabile sarebbe invece che entrassero giovani, che si potessero fare delle assunzioni, dei concorsi per giovani restauratori, in modo che un laboratorio che fra l'altro ha una struttura, a me mi piange il cuore quando vedo appunto questa struttura così grande, così bella, così ben attrezzata, perché è stata progettata in maniera giusta e attrezzata molto bene, in vuoto, perché appunto sono pochissime le persone che continuano ad operarci. E guardiamo però a quello, a cosa c'è ancora da fare, perché purtroppo a distanza di 50 anni non possiamo dire che tutto è stato restaurato, non possiamo dire che è stata messa la parola fine sui danni provocati dall'alluvione. Prima di tutto, per chi voglia avere un'idea così, ho sbagliato tutto, che ho fatto signorina, mi scusi, ho fatto un pasticcio. E ritorni lei. Aspetti, andiamo ora veloce, ecco, scusatemi. La prossima, ecco qui, ecco. Abbiamo in questo momento in archivio una mostra fatta proprio per i 50 anni dell'alluvione, ha dal titolo Arno, fonte di prosperità, fonte di istruzione, e nell'ambito di questa mostra, che poi è una mostra cartografica sull'Arno eccetera, però abbiamo voluto dedicare un settore proprio all'alluvione, quindi in questo settore se è possibile vedere sia alcune unità archivistiche su cui è inutile agire perché ormai il danno è irreversibile, come unità archivistiche restaurate, unità archivistiche in cui si spera di poter continuare a lavorare. E quindi guardando alla massa, perché appunto in mostra ci sono dei piccoli pezzi, guardando invece alla massa, noi come vi avevo detto erano 7,5 chilometri il materiale che era stato colpito dall'alluvione. Nel momento in cui l'archivio si trasferì dagli Uffizi a Piazza Beccaria erano 4,5 chilometri quelli ancora bisognosi, diciamo, di lavoro. Oggi, grazie al lavoro che è stato svolto appunto in tutti questi anni, abbiamo 2,5 chilometri di materiale, che in parte è ancora di questi 2,5 chilometri. Una parte, circa 1,5 chilometri, benché ancora si veda in esso le tracce dell'alluvione, è stato però possibile riportarlo ai fondi originari e quindi viene dato in consultazione in quanto risulta leggibile. Mentre invece il restante 1 chilometro di materiale in parte deve essere proprio restaurato e in parte vi basterebbe questa operazione appunto di riconoscimento, come diciamo noi, di riattribuzione, cioè riunire le unità archivistiche, capire i fondi da cui pervengono. Fortunatamente nel 2015 il ministro Franceschini ha deciso di erogare un'importante somma all'Archivio di Stato di Firenze per proseguire in questo lavoro sul materiale alluvionato, somma che perverrà all'istituto tramite la società ALES. Quindi oggi siamo arrivati alla redazione del progetto di restauro su cui poi andremo in gara ed abbiamo già preparato tutta la documentazione che abbiamo inviato ad ALES. Per redigere questo progetto nel 2015 abbiamo preso contatti, nel dicembre 2015 abbiamo preso contatti con l'istituto che la collega preferisce chiamare patologia del libro, che io chiamo IRCPAL, cioè c'è cioè questa sigla tremenda, e proprio perché presso l'Archivio di Stato di Firenze manca un funzionario restauratore, come manca in realtà nella quasi totalità degli archivi di Stato italiani. Quindi da principio era stato già elaborato presso l'archivio un progetto preliminare fatto soprattutto dal dottor Piero Marchi, che è il funzionario responsabile del settore conservazione. Abbiamo avuto anche la collaborazione della dottoressa Letizia Montalbano dell'Opificio delle Pietre Dure, funzionario restauratore presso l'Opificio delle Pietre Dure, e la collega Montalbano ha appunto firmato poi il progetto preliminare, e su questa base funzionari della patologia del libro sono venuti 3 volte a Firenze, hanno fatto 3 missioni a Firenze in modo da esaminare poi veramente con i loro occhi il materiale e redigere le schede progetto. Quindi nell'ottobre è terminato l'invio di queste schede progetto, su cui poi il personale
formale dell'archivio di Stato ha lavorato dal punto di vista poi economico, perché per andare in gara bisogna poi stabilire dei valori economici, e quindi ora speriamo appunto di poter arrivare al più presto alla convenzione con Ales e di bandire poi la gara. E quindi si prevede di intervenire su circa 500 unità archivistiche appartenenti a vari fondi, deputazione sopra il catasto e archivi aggregati, appunto ottocenteschi, la ruota criminale che invece è un fondo seicentesco, e invece dei fondi fra fine 800 e 900, Tribunale Militare di Firenze, Carcere dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino e commissione prefettizia sulla demolizione del centro di Firenze. Non vi spaventi, non è che lo vogliono demolire, è quella che fu fatta con Firenze Capitale e poi negli anni immediatamente seguenti. Oltre al restauro di queste unità archivistiche, pensiamo di portare avanti questo progetto appunto di riconoscimento, condizionamento di altre circa 5.000 unità archivistiche, che così potranno ritornare nei depositi al punto giusto, perché molto oculatamente, quando fu fatto il trasferimento dalla vecchia alla nuova sede, i funzionari lasciarono nei fondi lo spazio per appunto rimetterci il materiale alluvionato. Quindi la parola fine ancora non è stata scritta, però si stanno facendo ulteriori passi avanti, e io poi spero proprio che tutto questo clamore, diciamo, che ha avuto questo intero a Firenze, c'è stata un'infinità di iniziative, porti a nuovi finanziamenti statali, ma magari anche a finanziamenti privati e soprattutto all'assunzione di giovani. Guardando poi in generale a quelli che sono i frutti positivi, diciamo, dell'alluvione, certamente secondo me è molto importante, come è stato sottolineato, che oggi noi sappiamo un pochino come porci di fronte a questi disastri. Per esempio nel 2014 le colleghe Monica Calzolari e Cecilia Prosperi hanno edito appunto una linea guida per la prevenzione dei rischi e la reazione all'emergenza negli archivi, quindi sappiamo come muoverci. Nel 2013 e poi nuovamente rinnovate nel 2015 sono state pubblicate dal Ministero direttive per la gestione della procedura, appunto, della messa in sicurezza di tutti i beni culturali. Quindi, mentre quando successe l'alluvione di Firenze, a parte che il MIBACT appunto non esisteva ancora, ma Firenze almeno nei primissimi giorni fu letteralmente abbandonata a se stessa, anche perché non mancavano ovviamente i mezzi di comunicazione di cui usufruiamo oggi, ma l'Italia fu incredula, in fondo non si poteva immaginare che fosse successo un disastro così tremendo, mentre oggi appunto fortunatamente abbiamo le conoscenze in tutti i campi sono migliorate, ma ci sono appunto questi protocolli, queste linee guida che ci insegnano come comportarci in questi casi che purtroppo si ripetono, perché abbiamo terremoti, abbiamo frane, abbiamo una serie di problemi. Per quanto riguarda in particolare Firenze, come già diceva appunto il collega Bellingeri, abbiamo un protocollo che è stato firmato nel 2010 fra le varie autorità di bacino, regione, comune, e allora esistevano le direzioni regionali per i beni culturali, appunto, che furono, diciamo, il capofila dei beni culturali. Oggi ovviamente sono passati diversi anni, quindi questo protocollo deve essere sottoposto a revisione, ed abbiamo avuto già degli incontri, infatti, in quello che oggi è il segretariato regionale per i beni culturali in tal senso. E sempre nel 2010 l'archivio di Stato si è a sua volta redatto quello che è il suo piano appunto in caso di alluvione, perché certamente noi abbiamo il nuovo archivio appunto che dista circa 600 metri dall'Arno, quindi rispetto agli Uffizi che erano sulla riva dell'Arno il passo avanti è gigantesco. E in realtà gli ingegneri che avevano progettato l'edificio avevano progettato che fino a quota 2,55 metri l'edificio doveva essere completamente impermeabile, una scatola di cemento impermeabile. Peccato però che questa scatola di cemento è stata poi bucata per far entrare gli impianti tecnici, in quanto, non so perché, gli ingegneri non avevano previsto che appunto devono entrare gli impianti, e quindi è stata bucata questa scatola, e quindi noi abbiamo la documentazione che a livello del piano stradale, quindi a quota zero, che potrebbe essere, in caso di un'esondazione come quella del 66, potrebbe essere a rischio.
Ora sono, è stato fatto un progetto per mettere in sicurezza anche questi depositi, quindi con la realizzazione di misure passive e reattive per il contenimento e distrazione dell'acqua dai depositi in caso di infiltrazione. Questo progetto è stato in parte finanziato e realizzato negli anni scorsi. Quest'anno abbiamo avuto un nuovo finanziamento che copre circa il 70% del progetto. Quindi, quando sarà portato a termine anche questa seconda tranche, questi depositi saranno non sicuri al 100%, diciamo, ma sufficientemente sicuri. Poi anche dal punto di vista ingegneristico si sta andando avanti, per cui oggi si parla di paratie mobili che possono essere messe all'esterno degli edifici in modo da proteggerli in caso di esondazione, perché appunto mentre i terremoti arrivano e basta, le esondazioni si possono prevedere, quindi in caso c'è tutta la catena appunto dell'allarme che parte quando l'arno a un determinato punto supera una determinata quota, eccetera. Quindi si potrebbero realizzare queste una volta fatte, mettere su queste paratie in caso appunto di pericolo imminente. Mentre tutte queste, quindi per farle naturalmente ci vorranno ulteriori finanziamenti, però è stato previsto naturalmente anche un piano per portare ai piani superiori, quindi delle squadre organizzate eccetera, che portino ai piani superiori il materiale, anche se non può essere portato tutto per il semplice motivo che non c'è spazio. Quindi è stato fatto un elenco, diciamo, sono in vari colori, quello è il materiale che viene ritenuto più importante da salvare. Poi si parlava anche di un sistema di imbustamento come quello di cui si parlava per la Biblioteca Nazionale, però questo sistema non è stato mai realizzato e in realtà, a parte che non abbiamo avuto i soldi, ma poi per il nostro materiale creava dei notevoli problemi. E quindi appunto si spera più che altro di andare avanti con questi lavori proprio tecnici per rendere i locali più sicuri. Al progetto di imbustamento era poi collegato anche un progetto di digitalizzazione di questo materiale e anche questo non portato avanti sempre per mancanza di finanziamenti, però questo tema della digitalizzazione, voglio dedicherò giusto due parole in conclusione, perché era appunto uno dei temi, si parlava nel programma, diciamo, del convegno di alluvione benefica di dati, quindi l'archivio di stato del dato digitale. Per quanto riguarda gli oggetti digitali bisogna distinguere in archivistica, secondo me, due gruppi fondamentali, cioè da una parte abbiamo gli oggetti che nascono digitali, gli archivi che nascono digitali, ed è un problema immenso di cui gli archivi di Stato si stanno occupando solo molto di recente, che comunque esula da questa relazione, mentre invece abbiamo poi tutto il materiale digitalizzato, cioè digitalizzazione fatte su materiale cartaceo o pergamenaceo che viene digitalizzato. E l'Archivio di Stato di Firenze ha fatto tantissimo nel corso degli anni in questo campo, e poi la nostra politica è in genere quella poi della messa in rete, quindi penso alle 85.000 pergamene del diplomatico, penso al Medicio Avanti il Principato, quindi grandissime realizzazioni. Ultimamente abbiamo soprattutto delle convenzioni con enti, associazioni esterne che senza costi per noi portano avanti queste opere di digitalizzazione, come il The Medici Archive Project, che è appunto un'associazione culturale statunitense, anche poi le tre università toscane consorziate con finanziamenti regionali hanno digitalizzato diverse centinaia delle nostre antiche carte geografiche, il catasto del 1832 è stato digitalizzato, le piante d'impianto sono state digitalizzate sempre a cura della regione e ora sono in rete nel progetto Castore, e si continuerà a digitalizzare anche il materiale di corredo, diciamo, alle mappe. Quindi sono progetti che vanno avanti, però comunque secondo me non bisogna, e certamente il digitale non ha una grandissima utilità da tanti punti di vista, e naturalmente anche nel caso in Fausto in cui gli originali andassero persi resta il digitale, però secondo me si tratta di in fondo in questo gli archivi non fanno altro che continuare quella che era la politica della microfilmatura di sicurezza che era stata fatta negli anni precedenti prima che si inventasse appunto il digitale. Ora, a parte dire cose banali, che è bene che il digitale sia conservato da una parte e gli originali dall'altra, poi
ormai per il digitale abbiamo delle forme come il cloud, il web, eccetera, quindi ormai sempre più lontano come conservazione da quello che è invece l'oggetto materiale, il registro, la pergamena che vengono riprodotti. Però pensare di poter digitalizzare 80 km di scaffalatura guardando al solo archivio di Stato di Firenze non è possibile, quindi anche la digitalizzazione deve essere, se è una scelta, va fatto cosa digitalizzare, come digitalizzare e così via. Quindi, e poi in questo io forse sarò un po' antica, ma noi oggi conserviamo ancora pergamene anteriori all'anno 1000, sappiamo benissimo come conservarle, cioè nel corso dei secoli si sono affinate tecniche di conservazione e un patrimonio appunto più che millenario noi ne disponiamo tranquillamente. Quale sarà la durata nel tempo del digitale? In fondo è, a parte molto più costosa notoriamente la conservazione del digitale, però ancora non abbiamo il lungo periodo come lo abbiamo invece per il materiale cartaceo o pergamenaceo. Quindi banalmente io penso che pur andando avanti, ove possibile, se ci sono adeguate risorse economiche, con il digitale benissimo per la fruizione, per la diffusione tramite la rete e così via, però non perdiamo mai di vista la conservazione degli originali. Quindi forse è proprio la cosa più banale da dire, ma dall'alluvione di Firenze cerchiamo di imparare questo, cioè manteniamo i nostri archivi, le nostre biblioteche in luoghi il più possibile sicuri, perché altrimenti con tutti nessuno ce li potrà mai ridare come sono, nonostante tutti i digitali e tutti i restauri. Grazie. Prima di passare la parola al prossimo intervento, volevo solo ricordare una cosa. Giustamente Firenze pagò uno scotto terribile il 4 novembre del 1966. Non scordiamoci però che un'altra città italiana pagò uno scotto terribile. Si chiamava Venezia. Diciamo che a Venezia non si parla di acqua, perché tanto è una normalità. L'acqua alta c'è sempre e nessuno fa caso alle acque alte di Venezia. Beh, nel 1966, e questa storia mi è molto chiara perché nella mia fantasmagorica professione di 30 anni quasi di bibliotecario ho avuto la fortuna di dirigere la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, quel giorno fatidico l'acqua alta toccò 194 centimetri a livello del mare, quindi un po' meno, ma un po' meno avvertita a livello delle calle, ma diciamo che l'acqua su un uomo di alta statura arrivava al collo, quindi potete immaginare tutto quello che finì sotto un'acqua che appunto, come si diceva prima, non era l'acqua, erano le nafte, erano ovviamente gli scarichi della laguna, era ahimè tutto quello che era il gasolio e tutte le benzine che venivano usate dai vaporetti, quindi è un'acqua, per modo di dire, insomma, che fosse l'acqua pulita del mare. Comunque Venezia fu trascurata perché tutti aspettavano che, come è normale, dopo 12 ore la marea defluisse. Quella volta la marea non defluì assolutamente, ma anzi aumentava di ora in ore, perché a Venezia non se ne aveva non si capiva perché a Venezia erano saltati gli impianti, c'erano solo delle radioline, da come mi raccontavano quelli che l'avevano vissuta. In realtà erano ceduti i murazzi, c'erano cedute tutte questi argini costruiti nel Settecento dalla Repubblica di Venezia, che dovevano impedire queste acque di questa eccezionale grandezza. Era completamente distrutta, l'isola del Cavallino era totalmente sommersa dalle acque, e subito dopo Burano, e così finì anche Venezia. E tutti si ricordano che ormai, diciamo, i veneziani pensavano sempre, diceva, vabbè, tra un po' finisce, sono 12 ore. Non finiva mai, aumentava sempre. Improvvisamente, fatalità, un miracolo. Adesso San Marco è sempre stato un artefice. Improvvisamente la marea rifluì. Cioè, come era arrivata e come aveva distrutto tutto, improvvisamente, in pochissimo tempo, rifluì. Lasciando una Venezia spettrale, era ormai notte, i veneziani uscirono con le candele, perché non c'era più nulla, per vedere che cosa era successo. Ci sono queste immagini terribili, a parte i topi e i colombi morti, perché insomma questa era la normalità,
Purtroppo le facciate di questi palazzi di Venezia pieni di nero erano i merletti di Venezia, perché poi sapete com'è fatta Venezia, le gondole in mezzo alle calli, perché ormai si erano rotti gli ormeggi, quindi c'era questa situazione, e ci fu questa terribile processione di gente che calcolava i danni, danni incredibili al patrimonio architettonico, in gran parte, alle chiese, molto pochi, tutto sommato, molto contenuti, per esempio alla Biblioteca Marciana, che pure è lì, cioè c'ha l'imbarcadero, vede l'isola di San Giorgio, che è l'isola della Fondazione Cini, la Fondazione Cini pressoché distrutta nel suo impianto biblioteconomico. La Marciana si salvò perché in Marciana, se voi ci andate e andate nelle sale, vi accorgete che gli scaffali partono da un certo punto in poi, prima non c'è, cioè vengono lasciati vuoti, perché l'acqua alta, l'acqua entra e esce, che è una meraviglia, quindi insomma tutto sommato ci si è abituati. E questa per molto tempo però Venezia non ebbe risorse, non ci furono soccorsi, perché l'acqua grande, la famosa acqua granda, è normale, quindi nessuno se ne preoccupò. Poi arrivarono anche a Venezia grazie all'UNESCO, che si preoccupò proprio della salvaguardia di queste due città, simbolo di un patrimonio dell'umanità di grandissima levatura. Nello stesso tempo, una a caso, la Fondazione Guerini Stampaglia, nota in tutto il mondo, perdeva una quantità immane di manoscritti e di edizioni rare, quindi questo è purtroppo. Una cosa che mi ha fatto pensare mentre parlava Carla, la manifattura tabacchi, cioè sembra una cosa terribile, ma in Italia tutte le volte che ci sono i disastri ci sono le manifatture tabacchi. Firenze, Torino, tutti trovano lo spazio delle manifatture tabacchi, anche a Torino diventarono, come dire, l'insieme dove vennero spalati, perché effettivamente proprio spalarono i manoscritti bruciati e vennero messi dentro appunto la manifattura tabacchi in attesa di restauro. Voglio invece, e poi passo la parola alla collega Gloria, dare una speranza a Carla. In questi periodi, in questi ultimi mesi, ci siamo dedicati, perché il nostro istituto di ricerca, noi facciamo in realtà del restauro la fine di un'attività di ricerca, così come ci ha insegnato Alfonso Gallo, stiamo proprio verificando e testando un sistema di imbustamento totalmente innovativo, totalmente adatto alla conservazione, che fra qualche tempo renderemo pubblico, perché finalmente l'istituto ha recuperato una cosa meravigliosa, la sua attività editoriale, per cui riuscirà il bollettino dell'istituto, che è stato sempre una via per dare appunto la dimensione di quello che si faceva e delle ricerche che si fanno. Quindi una speranza te la diamo in questo momento. E per il digitale invece sì, il digitale è costoso, il digitale è fragilissimo, però come sa Agostino Attanasio, che è qui presente, direttore, è stato direttore dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, un'ottima risorsa, purché si impieghino le norme UNISO e purché sia appunto seguito nei magazzini, per esempio digitali, grande importanza per Venezia e per Firenze che è Roma, che allora si sono messi dal 2010 insieme a ipotizzare questi tre grandi repositori fuori delle tre città, perché questa è la verità, e che effettivamente potrebbero ospitare, diciamo, tutto il patrimonio italiano e anche qualcosa in più. Quindi speriamo che questo sia cioè dare fondi per creare magazzini digitali italiani dove questo materiale possa esserci, possa essere custodito, conservato e reso fruibile, perché poi la grande importanza di tutte le biblioteche, di tutti gli archivi e di tutti i patrimoni culturali è essenzialmente quello, renderlo fruibile a tutti. Mi dispiace, ogni tanto mi faccio prendere dalla passione, ma tant'è, sono queste anime che si... Io sono a metà, perché ho fatto la scuola vaticana dell'archivio segreto vaticano, lì si esce paleografi trattino archivisti, le due anime poi per me convivono in splendida armonia e quindi di fatto mi faccio sempre prendere da questi problemi. Passo adesso la parola alla carissima amica Gloria Manghetti, direttrice del Gabinetto Viessier, che ci dirà l'esperienza del Gabinetto Viessier per il recupero dei libri sommersi e deturpati, a cui sono molto legata perché, come gli dicevo qualche giorno fa, nell'archivio dell'istituto si è trovata una quantità, non grandissima, però
un bel fascicolo tutto dedicato al gabinetto Vessier, con cui ci fu uno scambio enorme di allora di richieste di pareri tecnici da parte del Vessier, da Maurizio Copedè, che fu appunto che dirigeva il centro di recupero e di restauro della Certosa del Galluzzo. Da parte dell'istituto risposero anche nomi importanti come Fausta Gallo e la famosissima Maria Lilli Di Franco, grandissimo direttore dell'istituto, e quindi insomma ci fu un bello scambio di pareri tecnici, richieste e risposte che io credo che sarà molto importante far sapere, e infatti gli ho promesso, Carla non sentire, che glielo digitalizzo e glielo regalo. Non sono contraria alla digitalizzazione, penso che Valerio sia fatto però anche più originale. Quello ci puoi star certa. Grazie Letizia per questo invito, per aver voluto anche il gabinetto VSE a questo tavolo, a questa, in questa importante giornata, quindi grazie agli organizzatori. Il gabinetto VSE è un'istituzione che nasce come un'istituzione privata fondata nell'Ottocento, nel 1819, da questo ginevrino Giovan Pietro VSE, e che poi nel corso della sua ormai lunga storia, nel corso del Novecento, diviene in realtà una biblioteca, un'istituzione culturale di proprietà del Comune di Firenze. Il nostro presidente è il sindaco di Firenze, un suo delegato. Quando il 4 novembre del 1966 le gallerie di deposito del gabinetto VSE a Palazzo Strozzi, dove era conservato circa il 90% del patrimonio librario, furono invase fino al soffitto dall'acqua dell'Arno, direttore dell'istituto era Alessandro Bonzanti, qui alle Giubbe Rosse col suo predecessore Eugenio Montale. La sua prima testimonianza scritta sulle profonde ferite prodotte dall'alluvione al cuore del venerando Cavine Fiorentino, di cui era alla guida dal 1941, si può leggere nell'editoriale che apriva l'ultimo fascicolo del 1966, l'antologia VSE, la rivista da lui voluta e inaugurata all'inizio di quello stesso anno, quale organo periodico sulla scia di quella che era stata l'antologia di Gian Pietro VSE, nata nel 1821. E proprio riferendosi al periodico appena nato, il direttore scrittore annotava: ora improvvisamente l'antologia VSE ha corso il rischio di restare l'unico quasi documento di programmi attuati e da attuare, di intenzioni spezzate sul più bello e forse di non del tutto eccessive velleità. Anzi, nel momento in cui esce questo quarto fascicolo con qualche giustificato ritardo, essa rischia di essere vista come una testa senza corpo o un corpo senza testa, quanto rimane dopo una decapitazione. Fortunatamente ci sono membra che si riattaccano, come la chirurgia attuale ci insegna, e ciò si sta tentando già di fare da questo momento, operazione da protrarsi nel tempo, che richiede mezzi, pazienza e capacità, che impegnerà per i prossimi 10 anni l'istituzione e che ha nome Recupero dei libri sommersi e deturpati. In realtà, come ben sappiamo, di anni ne sono corsi molti di più, ma sicuramente in questi 10 lustri l'obiettivo di ripartire, di costruire del nuovo sulle rovine è stato perseguito con ostinata tenacia, pari almeno a quella di Bonzanti, che solo 5 giorni dopo il drammatico evento, durante un'intervista radiofonica, mentre si trovava con grandi calosce nel cortile di Palazzo Strozzi all'ingresso, ora invaso dal fango, così rispondeva a chi gli chiedeva che cosa significasse per Firenze vedere compromesso il patrimonio dell'istituto ottocentesco. Per Firenze, che ha molte altre grandi biblioteche, il gabinetto VSE aveva però, e spero continuerà ad avere, un carattere particolare. Cioè, in fondo era una grande biblioteca romantica, non solo per il suo contenuto e per l'epoca nella quale era stata fondata e si era sviluppata, ma anche per il criterio che era stato seguito nell'acquistare quella che costituiva la consistenza libraria della biblioteca stessa. E proprio il corpus principale, ad esclusione per fortuna delle collezioni dei periodici ottocenteschi e delle prime edizioni francesi che si salvarono perché erano a piano terra di Palazzo Strozzi, quel corpus pari a 250.000 volumi tra libri e riviste,
distribuiti per oltre 6 chilometri di palchetti, quello che permette appunto di chiamarla romantica o di letterature comparate, vista la presenza di libri in prima edizione in diverse lingue fin dai tempi della fondazione. Ecco, quel corpus era stato travolto da acqua mista a fango e nafta, come è stato ricordato, tanta nafta, perché che proveniva dai serbatoi andati distrutti dei numerosi edifici circostanti, che ricorda appunto Maurizio Coppedè, che è stato citato poco fa, erano banche, erano le poste centrali, e avevano da pochi giorni fatto rifornimento per l'inverno ormai prossimo. I primi interventi a luce di candela per estrarre i libri dai sotterranei furono realizzati con non poche difficoltà di accesso, a causa dell'esistenza di sole tre scale, di cui due a chiocciola e molto strette. Quindi Bonsanti si trovò a dover decidere se convenisse o meno fare aspirare l'acqua che arrivava fin quasi al soffitto delle gallerie sotterranee di Strozzi, e la decisione fu di non toglierla subito, perché a suo avviso i libri, galleggiando nell'acqua, sorretti in parte dal cartone delle rilegature, avrebbero potuto salvarsi molto meglio che se l'acqua fosse stata immediatamente tolta, operando per farla defluire naturalmente, almeno finché fosse stato possibile. Un accorgimento che dette un ottimo risultato, dal momento che, come spiegava sempre il direttore successivamente, con il sacrificio dei libri che sono rimasti più in basso e che sono adesso impastati nel fango che si è depositato sul pavimento, altri libri hanno galleggiato e si sono adagiati sopra questo primo strato, in modo da rimanere così, se non intatti e sempre completamente bagnati, perlomeno in condizioni da poter essere recuperati. A quel punto seguirono le procedure per l'asciugatura. Il direttore riteneva che dovesse essere lenta e naturale, qui è interessante anche il confronto, no, di queste esperienze, in contrasto con quella rapida, quindi il confronto con Casa Massima in particolare, meccanica che era stata adottata dalla Biblioteca Nazionale. Si decise così di stendere i libri come se fossero, lui scriveva, biancheria, suggeriva ancora Bonsanti. Il nostro progetto è questo, di tirare una serie di fili come quelli che adoperarono le massaie quando stendono la biancheria fra parete e parete dei nostri saloni a Strozzi, e da qui in avanti diventeranno né più né meno quello che erano a suo tempo, quando appunto gli Strozzi ci stendevano i loro panni, cioè serviranno per asciugare i libri. I volumi però furono anche trasportati nelle sale dei piani superiori, qui c'è Bonsanti con Carlo Levi che era venuto anche lui a vedere la situazione, distesi sul pavimento e asciugati per lo più con sistemi di ventilazione. In una fase successiva parte dei giornali e delle riviste fu trasferita, anche noi non ci si lasciò mancare, nell'essiccatoio di tabacco dei Renacci, in questo caso a 40 chilometri da Firenze, mentre il grosso dei volumi danneggiati fu portato al palazzo Acciaiuoli della Certosa del Galluzzo, anche qui alle porte di Firenze, dove come primo trattamento ai volumi furono tolte le legature, essendo infatti la parte che più aveva assorbito acqua e che più lentamente la perdeva, così da costituire uno dei veicoli maggiori per la propagazione di attacchi microbici. Infatti, pur trovandosi l'istituto nella generale condizione ben sintetizzata dal già ricordato titolo del ciclo di conferenze promosso quest'anno dalla Biblioteca Nazionale di Firenze, Il restauro che non c'era, fu subito avvertito il pericolo della muffa e si tentò di prendere precauzioni ed eseguire interventi, poi risultati in genere positivi per una buona conservazione. I volumi senza coperte erano collocati sui vassoi appesi a fili, così da permettere un più ampio respiro delle carte, anche con l'aiuto di ventilatori, e in seguito fu poi impiantato un sistema di condizionamento. I volumi furono poi suddivisi tra quelli anteriori al 1850 destinati al laboratorio di restauro e gli altri destinati a un centro di recupero, per i quali si procedette al lavaggio, asciugatura e disinfezione. Entrambi i due laboratori erano alla Certosa del Galluzzo. In questa prima fase di lavoro fu determinante l'apporto, anche nel nostro caso, di militari e di volontari che arrivarono fra italiani e stranieri, quest'ultimi fino a 120 persone, compreso
il nostro Maurizio Coppedè, che è venuto da Livorno a Firenze per dare una mano dove ce ne fosse necessità, su suggerimento di un custode degli Uffizi. Lui era andato in prima battuta agli Uffizi, gli fu detto: qui ne abbiamo molti, vai al VSE perché so che sono messi male. E quindi Coppedè arrivò al gabinetto VSE e rimase poi responsabile di quel laboratorio per oltre 40 anni. Di fronte ai gravissimi danni subiti dalla biblioteca, Bonsanti decise di privilegiare il carattere di insostituibile patrimonio storico dei volumi alluvionati, scegliendo la via del recupero integrale piuttosto che la sostituzione con analoghe edizioni. La biblioteca romantica doveva essere salvaguardata anche negli aspetti materiali del libro. Già negli anni 50 Bonsanti aveva introdotto l'uso di relegature per distinguere le novità con una carta stampata con il giglio di Firenze e la scritta Gabinetto Biblioteca VSE in colori diversi: rosso per i francesi, blu per gli inglesi, nero per gli italiani, verde per i tedeschi e le altre lingue. I libri alluvionati e restaurati ancora oggi si riconoscono per questa relegatura, che identifica la gloriosa biblioteca circolante frequentata da Schopenhauer, Stendhal, Dostoevsky, Gide, Lorenz e molti altri illustri lettori. In parallelo all'imponente lavoro di recupero e restauro, il direttore voleva però garantire la possibilità di consultazione dei libri, tant'è che nel dicembre del 66 annunciava di poter iniziare l'inventario delle opere recuperate entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Questa stessa data, scriveva, può segnare l'inizio della ripresa delle funzioni dell'Istituto, almeno per quanto riguarda le novità librarie limitatamente al prestito. Si trattava di uno schedario per numero d'ingresso e per autore di tutto il materiale alluvionato, a cui venne data una nuova collocazione alfanumerica corrispondente allo stato di conservazione. Bonsanti, pur sapendo che i libri sarebbero dovuti rimanere a lungo lontano da Palazzo Strozzi, come poi sono rimasti, voleva garantire quanto prima la loro consultabilità, anche attraverso una indispensabile riorganizzazione della biblioteca. Ed ecco che i temi che sono già stati affrontati ritornano anche nelle sue parole. Io penso che quando accadono fatti di queste dimensioni occorre in un certo senso anche prenderli a pretesto di migliorie per gli anni che verranno. Poiché certi guasti sono avvenuti, occorre rivedere totalmente l'organizzazione sia dei servizi sia della stessa funzione che l'ente ha finora svolto. Oggi circa il 50% del totale di quei libri è stato restaurato e rilegato, i restanti sono comunque consultabili, tutti sono conservati in un nuovo magazzino che si trova in Viale Guidoni a Novoli, alle porte anche qui di Firenze, e qui appunto magazzini del digitale e magazzini anche non solo del digitale, perché poi quello che ci affligge è che naturalmente siamo tentati di rimettere i libri in quelle famose gallerie sotterranee, perché lo spazio ormai non c'è più. Parimenti, l'acqua melmosa dell'Arno non risparmiò l'archivio storico dell'Istituto, travolgendo la serie dei registri ottocenteschi, per fortuna pressoché interamente recuperati, e registri e documenti del Novecento, alcuni dei quali irrimediabilmente perduti, così come centinaia di carte sciolte che facevano parte della corrispondenza in arrivo al gabinetto VSE negli anni 20-40 del XX secolo e diversi copialettere di Bonsanti. Tuttavia i danni avrebbero potuto essere ben superiori se un segmento significativo di tale documentazione non fosse stato conservato in armadi metallici. Il restauro di questi documenti, visto il loro alto interesse storico, fu effettuato grazie all'interessamento del Ministero della Pubblica Istruzione e della Sovrintendenza Bibliografica della Toscana, che permisero, ancor prima della nascita del nostro laboratorio, l'invio di tali materiali a due laboratori privati che si occuparono dei primi più urgenti interventi. Anche nel nostro caso però il risultato non fu felicissimo e poi si dovette successivamente reintervenire. Assai più pesanti le conseguenze sulle carte che Carlo Emilio Gadda, alla fine degli anni 40, al momento di lasciare Firenze per trasferirsi a Roma, aveva donato all'amico direttore, che poi nel 1981 le avrebbe affidate all'archivio contemporaneo del gabinetto VSE, l'Istituto preposto alla memoria del Novecento attraverso archivi di personalità. Si trattava di un consistente insieme documentario che, tra lettere familiari, documenti privati, corrispondenze con amici e intellettuali, incartamenti vari, avrebbe un giorno costituito una insostituibile
incredibile fonte di studio e approfondimento della biografia e dell'opera del divino Gaddus, che, come sapete, amava autodefinirsi un archiviomane. Collocato provvisoriamente nei sotterranei di Palazzo Strozzi, negli stessi magazzini librari dell'istituto, il prezioso archivio fu sommerso dal fango che trasformò le carte del grande scrittore in blocchi compatti e saldati, con materiali in dissolvimento per l'azione delle muffe che avevano letteralmente digerito il collante delle carte. Bonsanti, superata la fase di emergenza, decise di sottoporre quei documenti ad una accurata analisi presso lo stesso laboratorio dell'istituto, che ne verificò il precario stato di conservazione e nel corso degli anni 70 dette avvio ad una preliminare disinfezione in cella condizionata con formaldeide, così da contrastare gli attacchi microbici già in atto. Tuttavia, solo a partire dal 1999 si è potuto operare per un complessivo progetto di recupero e restauro grazie al fondamentale sostegno della Regione Toscana, che ha reso possibile anche l'ordinamento e la catalogazione informatica dell'intero nucleo. Il paziente e meticoloso lavoro protrattosi fino al 2006 ha così permesso di recuperare in larga parte il fondo Gadda, la lettura, e insieme di valutare sotto il profilo scientifico la straordinaria importanza di questa documentazione che conta oltre 15.000 pezzi distribuiti tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni 40 del secolo scorso. Per i pochi documenti di cui non è stato possibile il restauro e quindi anche un recupero della lettura del testo a causa delle forti saldature o dei dilavamenti, sono state tentate strade alternative, una piccola esperienza fatta e grazie qui a un progetto interdisciplinare TESMA dell'Università La Sapienza di Roma, che con l'utilizzo di uno scanner terahertz multispettrale e una spettrocamera digitale ha permesso di leggere alcune pagine di un prezioso quaderno di campagna di Gadda degli anni della Prima Guerra Mondiale. Quando nel 1974 un raffinato maestro della biblioteconomia italiana, qual è stato Luigi Crocetti, che più tardi sarebbe divenuto direttore dell'istituto, rifletteva sul restauro del libro come attività normale, partiva proprio dall'esperienza del VSE e del suo laboratorio, sottolineando una serie di aspetti e di prioritaria importanza. Dal rischio di operazioni di restauro indifferenziate e non qualificate, alla necessità di considerare il libro anche sotto il profilo del restauro un unicum così come il documento, a quella di concepire il restauro come un servizio pubblico da intendersi al pari di qualsiasi altro servizio della biblioteca, né più né meno che la distribuzione dei libri o di altro, e faceva l'esempio appunto di quelle istituzioni, l'Archivio di Stato di Firenze, la Nazionale di Firenze, il Gabinetto VSE, che a seguito del 66 si erano poi autogarantiti, scriveva Crocetti, la riparazione dei danni sofferti. E che i problemi della conservazione e del restauro del patrimonio librario e archivistico non siano separabili da quelli generali è stata fin da subito una questione sentita al Gabinetto VSE, dove essendo riusciti a costruirsi un proprio sistema di recupero e ripristino, l'obiettivo principale è divenuto quello della conservazione e della prevenzione per il futuro. Come ha scritto Copedè, prevenire è molto meglio che restaurare. Il restauro è sempre una medicazione di una ferita che lascerà la sua cicatrice. Preferiamo un libro sano, di sicura conservazione, con la struttura materiale autentica, ad uno perfettamente ricostruito. Nel sistemare un libro danneggiato non pensiamo quindi solo al restauro, ma anche ad una conservazione e a un ripristino dell'opera. Vorrei chiudere questo mio breve intervento tornando a Bonsanti. Qui nel 67 si vedono ancora i detriti sotto Ponte Vecchio e lui che passeggia sul Ponte Santa Trinita. Ad un anno di distanza, dal 4 novembre 1966, una riflessione che ha a che vedere anche con quello che è stato già detto sull'introduzione che è stata fatta da Riccardi questa mattina, anche a proposito della protezione civile, la sensazione di sgomento che prendeva poi questi operatori che si erano trovati a gestire una situazione così difficile.
L'allora direttore richiamava con sottile ironia la fraterna intesa che dilagò allora alla velocità impressionante di una seconda piena sulle rive sconvolte dell'Arno. Una disposizione d'animo che costituì nell'emergenza la leva motrice per qualsiasi immediato intervento, una forza che Bonsanti auspicava potesse essere parimenti tesaurizzata perché, scriveva, non si può sempre contare per dare il meglio di noi stessi sulle inondazioni e tantomeno la sorte ce ne scampi su ancor peggiori calamità, constatando con amarezza che anche a Firenze, ad un anno dall'alluvione, l'uomo deve rassegnarsi a ritornare ormai solo davanti alle cose, a vedersela da solo, in una piatta normalità, col prossimo suo, con se stesso e col proprio Dio. E vi lascio con questa immagine, questa è la locandina, anche noi abbiamo fatto una piccola mostra presso Palazzo Corsini Suarez, dedicata all'alluvione, al gabinetto di Essè. Grazie. A Gloria, penso che sarà molto contenta di leggere la relazione di Fausta Gallo sul sopralluogo che nel 1967 fece proprio al Vessé, che voi non avete perché in effetti Fausta Gallo ritornò e la lasciò soltanto per l'istituto di patologia. Lei era responsabile del laboratorio di biologia, grandissima biologa, figlia di Alfonso Gallo, ma non per questo ebbe mai una, diciamo così, delle strade, perché Alfonso Gallo era molto duro come personaggio. Per quanto riguarda il problema di non si sa che fare, cioè il restauro spesso e volentieri si è trovato di fronte a situazioni che non sapeva come portare avanti, tant'è vero che a me viene sempre in mente quello che risulta dagli archivi di Torino, che quando ci si fu questo drammatico incendio e quindi le pergamene si erano totalmente accartocciate, i restauratori del laboratorio, su praticamente parere di personaggi come Cilio Guareschi e Giacosa, avevano un ferro da stiro, ma non scherzo perché è stato proprio ritrovato, un ferro da stiro di quelli che adesso abbiamo tutti in casa come oggetto di decorazione, di ornamento, quelli dove si metteva la brace, e stiravano le pergamene, però, come suggeriva Guareschi, con un pannicello umido. Per cui questo era un sistema di restauro, certamente leggermente diversi da quelli poi che abbiamo usato dal 2000 in poi, ma va bene. E del resto diciamo che il restauro ha due grandi nomi, oltre l'istituto che io rappresento, Casa Massima e Barberi. Barberi, funzionario, allora bibliotecario dell'Angelica di Roma, e Casa Massima, che era il grande genio che era, passano dal restauro, dal restauro estetico, dove c'è solo la bellezza, diciamo, del libro, al restauro conservativo, cioè il libro deve essere funzionale, come appunto diceva Gloria, e quindi si va a vedere le componenti materiche del libro. Questo fu una grande, come dire, un grande percorso del restauro, e sancì anche l'amicizia profondissima fra i due che poi seguì nel tempo. Barberi è stato uno dei più grandi fan di Casa Massima, cioè lo ritenne uno dei geni e ritenne appunto che fosse il grande uomo che doveva stare a Firenze in quel momento. Detto questo, passiamo a un altro problema, cioè non furono soltanto la biblioteca, l'archivio, il gabinetto Vessé. Altro grande, per tanto tempo meno avvertito, istituto che ebbe dei serissimi danni fu appunto il Tempio Ebraico, la comunità ebraica, e magicamente da questo archivio incredibile, l'archivio del mio istituto non è al momento ancora, non è mai stato, diciamo, non è mai entrato a dimostrare quello che ha, e ha tantissimi, tantissimi documenti, dove c'è la lotta dell'Italia alle termiti, dove ci sono tutte le foto, c'è una fototeca incredibile di cui avete visto qualche cosa entrando, ma quella è una centesima parte della fototeca perché ci sono tutti i disastri dell'Italia del Novecento, tranne i terremoti, perché quando viene fondato l'istituto nel 1938 il grande terremoto della Marsica era già successo, quindi ci sono più che altro bombardamenti, termiti, alluvioni, cioè fuoco, tutto quello che appunto può essere un problema del libro.
E da questi archivi esce fuori invece una situazione di tutte le biblioteche fiorentine e venete, l'abbiamo già detto, di tutti gli archivi che pagarono lo scotto, fra cui c'è anche la comunità ebraica, per cui ci sono delle brevissime relazioni sintetiche dove si dice qual è lo stato dell'arte per ognuno di questi siti, che cosa si è perso, che cosa si può fare, quali sono i fondi che vengono dati, i tempi di realizzazione degli interventi, cioè veramente sintetico al massimo, però elementi e dati che sono importanti per ricostruire la storia di alcuni di questi, e questo ci dice sempre l'importanza degli archivi. Allora, Sara Cividalli, consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che parla ricordando l'alluvione. Buongiorno a tutti, io inizio col ringraziare, perché ringrazio veramente di cuore per essere stata invitata qui a parlare in questo luogo prestigioso e con persone che sono dei veri esperti, mentre io esperta assolutamente non sono. Faccio la pediatra, quindi non c'entra proprio nulla, e sono qui come consigliera dell'Unione, delegata della comunità ebraica di Firenze. Sono felice di essere qui perché io c'ero, sono abbastanza vecchia per ricordare l'alluvione molto bene. E sono felice di rappresentare qui l'Unione, e ero presidente dell'Unione quando Letizia Sebastiani dirigeva la Biblioteca Nazionale, insieme a lei e a Renzo Funaro, che era vicepresidente della Fondazione Beni Culturali dell'Unione, abbiamo iniziato il percorso di recupero di qualche libro di questa biblioteca preziosissima della comunità, che a Firenze non era più ma era stata portata a Roma, e che poi è stata esposta in una bellissima mostra di cui l'attuale presidente e direttore della biblioteca è stato illustratore alla fine di ottobre. Quindi sono molto felice di essere qui a Roma, dove mi ha portato ad essere consigliera dell'Unione, dove Letizia è qui come direttrice del suo istituto di patologia. Io desidero parlare di quello che è stata l'alluvione per Firenze e per la nostra comunità, non solo della parte libraria. Firenze trova nel 4 novembre del 1966 un momento che l'ha segnata profondamente, è cambiata Firenze, è stato un momento di svolta. Erano giorni, come è stato detto, che pioveva tanto, però non ci si aspettava a Firenze quello che sarebbe successo. Il 4 novembre era festa nazionale allora, e io ero a casa da scuola, facevo la quarta ginnasio, non avevo ancora 14 anni, e i miei mi mandarono a comprare qualche cosa in una di quelle che a Firenze si chiamavano le botteghe, cioè dove si comprava il pane. E andata per la strada, andai nella bottega, comprai quello che dovevo comprare, ne uscì, c'era l'acqua stava arrivando, corsi a casa e l'acqua arrivava sempre più velocemente fino a riempire la strada, si vedevano sempre più rari passanti che camminavano sotto la pioggia con l'ombrello, via via sempre più coperti dall'acqua, l'acqua cresceva, arrivava agli pneumatici delle automobili, arrivava al cofano, arrivava al tetto, copriva il tetto, e alla fine la strada era tutta acqua. E a quel punto c'era il silenzio totale. Io un silenzio così non l'ho mai più sentito. Non è il silenzio in alta montagna, dove si dice non c'è nessun rumore, d'estate ci può essere un'ape che ronza, c'è una foglia, d'inverno ci può essere un po' di neve che scricchiola, non c'era alcun rumore, il silenzio era... qui non c'era silenzio, cioè il silenzio più totale. A me, che ero una ragazzina, quello che succedeva, capivo che era una cosa terribile, che sarebbe stato un gran danno per Firenze, però mi affascinava anche tanto, e quel silenzio era veramente fascinoso. Affacciandomi dalle scale vedevo un tavolo che galleggiava, avevano lasciato evidentemente la porta aperta, con un biberon. Al pian terreno stava una famiglia con dei bambini che avevano trovato poi rifugio da dei condomini.
Noi non sapevamo nulla di quello che stava succedendo, per cui non c'era la luce, non c'era l'acqua, non sapevamo se fosse il gas o meno, perché nessuno osava accendere un fiammifero per paura di fughe di gas e di esplosioni. Quindi anche la sera le candele non si sono accese, chi le aveva non ha acceso nulla, perché c'era paura di quello che poteva succedere. Non sapevamo cosa succedeva, i nostri vicini stavano a 15 metri di distanza, quindi non sapevamo cosa stava succedendo al Tempio. Al nostro Tempio, l'abbiamo saputo dopo, il venerdì mattina era andato il rabbino Belgrado, che era rabbino capo allora di Firenze, con More Shunach, che poi è stato rabbino di Firenze, alla funzione regolare del giorno feriale. Tornati a casa, avendo saputo che l'Arno, comunque, alla testa della Biblioteca Nazionale, da qualche parte era uscito, stava facendo danni, hanno pensato ai nostri tesori. Sono rientrati nel Tempio, hanno cercato di prendere qualche cosa, hanno potuto fare pochissimo, perché allora l'acqua è arrivata con estrema forza e per tornare a casa loro e anche il figlio di Rav Belgrado, Andrea, si sono presi per mano, facendosi forza per un passo per volta lentamente. Voi forse non avete visto il giardino del Tempio, è un giardino molto ampio, hanno attraversato quel giardino rischiando di essere sommersi dall'acqua che arrivava, che in quel posto ha raggiunto i livelli più alti. Sono tornati a casa e noi non siamo potuti andare al Tempio anche nei giorni dopo, perché quando l'acqua magicamente, come era arrivata la notte, se n'è andata con la stessa rapidità e la mattina dopo ci siamo alzati, c'era questo fango, che non era fango, che era nafta, in cui si scivolava, era pericoloso muoversi, non siamo andati subito al Tempio. Io non ci sono andata, perché ero una ragazzina. Ma quando si è andati al Tempio, si è visto cosa era successo. L'acqua aveva fatto da padrona lì dentro. Aveva rovesciato la Tevà, che è l'altare su cui si prega, e aveva sollevato le panche, che erano a giro da tutte le parti, sommerse da questo fango, fatto annegare i libri di preghiera, fatto annegare i rotoli della legge, che poi con estrema fatica sono stati portati un po' al matroneo, srotolati, con un'opera di amore infinito, di pianto nel cuore, perché sono libri che per noi rappresentano la nostra storia, la nostra vita, la nostra cultura, il nostro presente, la nostra vita di tutti i sabati e la nostra preghiera. Qualche giorno dopo è arrivato a Firenze un gruppo di romani per portare aiuto, per portare soccorsi, per vedere che cosa si poteva fare. E entrando nel giardino del Tempio, Luciano Camerino si sentì male. Quest'uomo era un uomo reduce da Auschwitz, che aveva superato qualche cosa di terribile, non sopportò la vista di quello che era stato il Tempio e quello che era la distruzione. Ricoverato la notte a Santa Maria Nuova, morì per gli esiti di un infarto. Accanto a lui il More Shunach, quello che poi è stato rabbino capo della nostra comunità. Il More Shunach aveva avuto tanti lutti, tutta la sua famiglia era stata deportata. Questa connessione tra il mondo della guerra, la distruzione della comunità da parte dei nazifascisti e dell'alluvione è rappresentata, perché in qualche modo in questo foglio, io ho fatto una fotocopia perché non ho pensato di poter proiettare qualche cosa, è un documento, è l'atto di chiusura di un negozio di Borgo Pinti, perché di proprietà di ebrei, da parte della prefettura di Firenze, e il sequestro dei documenti, di tutto il materiale che c'era dentro, per cui questa famiglia, come tantissime famiglie fiorentine, perché le famiglie fiorentine sì, c'erano gli intellettuali, ma c'erano anche tanti commercianti che avevano il banco al mercato, che avevano il magazzino, avevano perso tutto, oltre che la vita di tanti, ma avevano perso il lavoro, avevano perso i loro beni durante la guerra. Riaperto il negozio con fatica, fatti debiti, ricevuto aiuti per ricomprare la merce. 22 anni dopo, è poca cosa 22 anni,
le arrivò l'acqua. Questo foglio era in un cassetto del negozio, e quindi questo foglio che sanciva la chiusura del magazzino perché di proprietà di ebrei è stato poi alluvionato. E è ricominciata la ricerca di ricostruzione, e questo per tanti è un caso per tutti, e tutte le pezze bagnate, i fili, le stoffe, sono stati in buona parte buttate via e in piccola parte venduti per 2 soldi, perché avevano una macchia, perché avevano quell'odore. Per anni i rocchetti di filo di questo, in questo negozio, ma in tanti altri è stata la stessa cosa, venivano venduti quelli buoni nuovi ad un prezzo, e a prezzo minore per chi soldi ne aveva pochi, quelli con la macchia di fango che portava quell'odore. Allora, però torniamo al Tempio. Il nostro Tempio, erano stati portati tutti quello che si era riuscito a raccogliere su al matroneo, disteso per fargli prendere aria, per asciugarlo, le cose erano state un po' ripulite, tolte dal fango. Noi ragazzi eravamo messi a mettere, cosa che poi si sa è stata fatta malissimo, la carta assorbente tra una pagina e l'altra dei libri. E quindi passavamo, io lo ricordo quel fango, era un fango appunto misto a nafta, era viscido. Non era il fango bello che si trova con cui si può giocare, era proprio liscio, aveva un odore, un odore particolare che non ci si toglieva dalle narici, e una sensazione indimenticabile. Questi erano gli angeli del fango, tutti con quelli che a Firenze si chiamano le galosce, cioè tutte quelle galosce nere, e secondo me se una mossa sull'alluvione non può prescindere da avere le galosce. Infatti io le ho proposte le mie, perché ce l'ho e ogni tanto le non sono state accettate, va bene, io accetto, ma se qualcuno vuol fare una mossa ci vuole mettere anche un oggetto tipico di quegli anni, sono le galosce con cui tutti abbiamo lavorato e siamo andati in giro, perché non c'era altra possibilità. C'era una generosità ingenua, come giustamente ha detto il direttore della Dante Alighieri, assolutamente, era una generosità ingenua. Però questi che sono arrivati dall'estero, all'inizio non tutti la pensavano come quelli che sono venuti con tanta generosità. Io l'ho scoperto da poco parlando con Loredana Rotondo, che è una regista già capo struttura di Rai International e Rai Educational, che allora era corsista Fulbright a New York. La prima reazione degli accademici americani è: siete dei cretini, ma come fate a tenere la roba così preziosa in degli scantinati? Ve lo siete meritato? Cioè, questi accademici di New York, che poi si sono attivati, che poi hanno mandato aiuti, che poi sono stati generosissimi, ma all'inizio hanno avuto, almeno per il ricordo di questa persona, io ovviamente non posso parlare di tutti, un atteggiamento di rabbia profonda per uno Stato ricco, per una città patrimonio dell'umanità, che non aveva saputo far tesoro dei propri tesori. I libri, intanto, che avevamo con cura trattato, ovviamente c'erano persone molto più esperte di noi ragazzi che cercavano di fare del loro meglio, finita la cosiddetta emergenza, sono stati messi, cosa deleteria, in una stanza senza reazione all'interno del Tempio, e lì sono stati per tanti anni, fino a che non è stato istituito da parte dell'Unione il centro bibliografico, e fine anni 80, primi anni 90, soprattutto su incentivo dell'ingegner Viterbo, che ora non c'è più, sono stati portati a Roma, dove dovevano essere conservati, trattati e risistemati e restaurati. Sono restati a Roma, lì sono restati, fino a che appunto con Renzo Funaro in parte abbiamo cominciato a portarli a Firenze, e il gabinetto del restauro della Biblioteca Nazionale, con tutte le sue propagine, ha cominciato a lavorarci. Io credo che
il lavoro che abbiamo fatto, che è stato fatto, e la collaborazione che c'è stata tra le istituzioni ebraiche, tra la Biblioteca Nazionale, tra i vari gabinetti di lavoro, tra le persone che ci hanno lavorato, sia stato un processo estremamente virtuoso e qualche cosa di molto positivo. E credo che tutti si debba essere orgogliosi di quello che è stato fatto, che è un inizio, è soltanto un inizio. Però l'alluvione, che è stata un momento di crisi, di tragedia, di difficoltà, ha rappresentato per Firenze, per la sua comunità, un momento anche di lavoro su se stessa. E le difficoltà non solo vanno superate, devono essere anche lo stimolo per un cambiamento. E quello che sicuramente è avvenuto nel restauro, è avvenuto anche nella vita della comunità. E quindi io credo che oggi si sancisca che quello che è stato può portare al meglio. Grazie. Intanto che ringrazio Sara, così come ringrazio tutte le persone che si sono avvicendate e che ci hanno raccontato appunto l'orrore di questo momento particolare. Invito intanto Renzo Funaro a prendere posto con noi. Renzo Funaro è il presidente dell'Opera del Tempio Ebraico di Firenze e ci parlerà di questo video che è stato fatto sull'alluvione e sul recupero dei beni culturali ebraici. Ma prima di lasciargli la parola, volevo raccontarvi un episodio che pochi sanno, ma che secondo me è importantissimo, di come l'incredulità fosse sovrana in questo momento, in quel momento. Marcello Giannini, che era il capo redattore della sede RAI fiorentina e che allora era in piazza Santa Maria Maggiore, cercò in tutti i modi di mettersi in contatto con Roma, con la sede RAI di Roma, per dare questa notizia: l'Arno è straripato, sta invadendo Firenze, ci sono queste situazioni. Ma nessuno gli credette, cioè sì vabbè, d'accordo, sì vabbè. E quindi lui, poveretto, alla fine, durante il giornale radio, decise di calare il microfono fuori della finestra e di far sentire dal suo microfono in diretta la furia dell'Arno che scorreva tra le strade. Questo viene raccontato appunto in un'intervista. Giannini disse: ecco, non so se da Roma sentite questo rumore. Bene, quello che state sentendo non è un fiume, ma è via Cerretani, è via Panzani, è il centro storico di Firenze invaso completamente dalle acque. E con queste parole chiuse la trasmissione e da quel momento si scatenò, come dire, la certezza che qualcosa era successa, qualcosa stava succedendo ed era successo. Dopodiché, passata l'alluvione, il sarcasmo fiorentino, come poi anche quello di Firenze e di altri territori, cercò di trasformare in ironia quello che era successo, perché poi alla fine a volte l'ironia e il sarcasmo sono le uniche armi che si hanno per andare oltre quello che è successo. Per cui vennero fuori alcune trattorie devastate dall'alluvione che mettevano il cartello "oggi specialità in umido", oppure negozi, come appunto diceva Sara, che scrivevano "ribassi incredibili, prezzi sott'acqua", fino ad avere un negozio di stoffe che dichiarò: le stoffe sono irrestringibili, si sono bagnate e ne certifichiamo la qualità. Con questi sistemi, in qualche modo, le popolazioni distrutte, perché insomma veramente pensate a danni incalcolabili di ogni tipo, cercarono di arginare l'ondata di disperazione, perché la disperazione poi non serve a molto quando si deve ricostruire. E quindi, come diceva Sara, si sentiva il silenzio. Lo stesso silenzio che sentiamo noi quando andiamo nei posti del terremoto, perché voi non ci crederete, ma è un silenzio spettrale. Si sentono soltanto i crolli che si susseguono, ma non parla neanche più, noi neanche più parliamo, come non parlano le forze dell'ordine, come non parla la protezione civile, come non parlano i vigili del fuoco, perché ogni parola sembra totalmente inutile. A te, Renzo, scusa se ho fatto queste digressioni, ma come lo sai, io sono fatta. Grazie Letizia, se possibile proporrei di, nel programma c'è scritto introduzione,
visto l'ora e visti i tempi che abbiamo a disposizione, proporrei di far partire immediatamente il filmato, che ha una parte sonora, un filmato di documentazione, e una parte invece con un sottofondo musicale senza parole. Parlerò mentre scorrono le immagini, in modo così conteniamo l'intervento. Prego. Qui Firenze. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari. E stamani alle 5, era via Cerretani. Abbiamo assistito ad alcuni interventi dei vigili del fuoco. Natanti e mezzi anfibi rischiano di essere travolti, per cui è praticamente impossibile portare soccorso. Sotto le finestre della RAI, portate come fuscelli, abbiamo visto preda dell'impeto dell'acqua automobili, cippelletti. Tutti i negozi sono stati invasi dalle acque, saracinesche divelte, vetrine frantumate. È uno spettacolo allucinante e doloroso. La piena d'acqua non accenna a diminuire. Acqua, fango, persone morte, beni e lavoro perduto, capolavori distrutti, e c'è gente che lavora, giovani e vecchi, uomini e donne, da giorni e giorni nel fango, cercando di fare in tempo a salvare quello che non è ancora perduto. Adesso Firenze ha bisogno dell'aiuto di tutti, perché Firenze appartiene al mondo, quindi è anche la mia città. Quello che vedete ora scorrere nelle immagini è il Tempio Ebraico di Firenze nel novembre del 66. Pochi giorni dopo che le acque sono ritirate. Sara Cevidalli ha dato una testimonianza diretta di quei giorni. Era molto più giovane di me, io ero un po' più anziano allora e anche ora, avevo 21 anni. E le immagini che ci apparvero furono angoscianti in tutta Firenze. Il silenzio, il freddo, gli odori agghiaccianti. Il rumore poi, nei giorni successivi, fu il rumore degli autoblindo, degli escavatori, dell'esercito, che cercarono di salvare e rimuovere i danni dell'alluvione. Quello che voi vedete scorrere nelle immagini sono le immagini del nostro tempio, con le nostre panche ottocentesche divelte. Non parlerò di quello che è successo dentro il tempio, ma credo, perché ne ha già parlato Sara Cevidalli, solo sappiate che 96 rotoli della legge Sefer Torah furono alluvionati. Tre sono stati tenuti da parte del museo come testimonianza. Questo è il rabbino Schunach in tuta del lavoratore, ma 92 furono sepolti nel cimitero ebraico di Firenze. Uno fu sepolto a Roma nel cimitero ebraico del Verano insieme a Luciano Camerino,
che era morto per l'emozione venendo a Firenze. Cominciò un lavoro immane, enorme, che coinvolse tutti, giovani della comunità, giovani venuti da tutto il mondo. 15.000 volumi che costituivano la biblioteca della comunità ebraica, ben piccola cosa rispetto a 1.200.000 volumi che il dottor Berlinghieri stamattina ha citato della biblioteca, furono colpiti. Quello che voi vedete, se ne sono salvati solo 8.000. Quello che voi vedete sono le immagini della sinagoga di Roma. Gli ebrei romani in visita, in pellegrinaggio, ai Sefer Torah, ai rotoli della legge in pergamena e carta, stesi ad asciugare sulle sedie e le poltrone del Tempio. Si mobilitò la comunità ebraica romana. Fu costituito un comitato di soccorso. Vennero a Firenze raccogliendo fondi con un gruppo elettrogeno e con dei cibi kasher che non si trovavano più nella nostra città. Ci fu un appello, e vedrete l'immagine fra un po', di tutti gli ebrei romani che scorrono in quei giorni così drammatici, con il presidente della comunità, i dirigenti della comunità, e ci fu un grande spirito di fratellanza. Questo è il presidente della comunità ebraica di Roma che raduna gli ebrei romani, e vedrete il rabbino Tuaf, eccolo, di spalle, nel centro, che parla agli ebrei romani invitandoli a costituire una colonna di soccorso e a dare aiuti ai fratelli fiorentini. E questo è il momento della raccolta. Ci fu un grande spirito di fratellanza. In quegli anni, in quei giorni, negli anni successivi, ma subito in quei giorni, da tutto il mondo giunsero aiuti internazionali da Firenze. 97-98 paesi da tutto il mondo mandarono aiuti. Israele mandò un aereo militare con feboclisi, gruppo sanguigno, medicinali, per cercare di risollevare la comunità ebraica e tutta la città. Ricercatori di Israele vennero per salvare, per aiutare al restauro delle opere d'arte. Quello che voi vedete scorrere nelle immagini, con il rabbino Amedeo Spagnolette, il sofer, lo scriba dell'Unione delle Comunità Ebraiche, insieme a me e ad altri, è l'operazione di recupero di questi 8.000 volumi che, grazie alla decisione di Renzo Gattegna, che ringrazio per la sua presenza, presidente, già presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, ha voluto far sì che potessero ritornare nella nostra città in una bellissima mostra che insieme alla Biblioteca Nazionale abbiamo preparato, presentato e organizzato, e che segna solo l'inizio di questo processo, non è la fine. Abbiamo proceduto al restauro dei libri, avete visto delle suore che consegnavano dei libri, è l'istituto delle suore di Rosano che hanno restaurato i libri. L'alluvione colpì anche il cimitero ebraico di Viale Ariosto, queste sono le immagini del cimitero, distruggendo lapidi e monumenti, e queste sono le operazioni di recupero e di restauro del cimitero, così come colpì tutto l'apparato decorativo del Tempio ebraico di Firenze. L'alluvione ci ha dato un insegnamento. Innanzitutto ha reso sensibile la città che le emergenze vanno affrontate con piani di emergenza ed evacuazione, e la Protezione Civile fiorentina le ha organizzate, anche noi le facciamo parte. Una seconda grande lezione è una lezione di grande umanità. Firenze, disse Barton, non è solo dei fiorentini, è una città che appartiene al mondo e pertanto appartiene anche a me. Gli aiuti internazionali vennero da paesi che non vi potete immaginare, l'Afghanistan. La Somalia mandò una nave carica di banane alla Spezia per dare del cibo ai fiorentini. Tutti i paesi del mondo, gli Stati Uniti d'America, dettero un aiuto incalcolabile. In quegli anni fu costituito un comitato, coordinato dal sindaco Bergellini e costituito da Paolo Fantacci, il cui figlio ci ha mostrato un filmato, Enzo Tayar, della nostra comunità ebraica, e Emilio Pucci, il grande stilista. Deciso di fondare un fondo, l'Alfa Fund. Andarono in America e girarono tutta l'America facendo vedere questo filmato documentario,
e raccolsero milioni di dollari per la rinascita di Firenze e per il prestito agli artigiani perché si potessero risollevare. Tutti gli artigiani ricevettero un prestito senza interesse che fu restituito tutto il prestito da tutti gli artigiani. E alle banche che dovevano dare la garanzia e chiedevano al sindaco Bargellini ma che garanzia possono dare gli artigiani di Firenze con le cantine e i magazzini allagati, il sindaco Bargellini rispose le loro mani sono l'unica garanzia che possono dare. E Firenze rinacque. Firenze rinasce per lo spirito dei fiorentini, come è stato detto anche con le battute, col sarcasmo che è tipico dei fiorentini. Al sindaco che passava lungo Borgo San Lorenzo con le cantine allagate e i negozianti portava dal fondo delle cantine gli stivali, le famose calosce che Sara Cividali ricordava, e con due secchi di melma il sindaco diceva e disse «Coraggio buon uomo, che Dio ci aiuti». E quel buon uomo rispose «E se non ci aiuterà vuol dire che faremo un viaggio in più». Un applauso.